tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast dove si parla di atroci delitti con il sorriso sulle labbra. Io sono Clara Campi, qui con me c'è Marco Champier. Ciao a tutti, ciao Clara. Ciao, e oggi parliamo di un personaggio che ha ispirato tantissimi personaggi dell'horror, di libri, di film, insomma una persona atroce. Oggi parliamo del macellaio di Plainfield, cioè Ed Gein. Eccoci qua, pronti a parlare di Ed Gein, che tra l'altro alcuni non considerano un serial killer, poi vediamo perché, e invece tanti altri sì, e poi vediamo perché. Diciamo che ci sono ottime ragioni da entrambi gli schieramenti. Comunque, come dicevo nell'introduzione, lui è stato quello che ha ispirato film famosissimi, cioè quelli che mi vengono in mente così subito sono chiaramente Psycho, Non aprite quella porta e ovviamente Il silenzio degli innocenti. Non esatto. Il personaggio di Hannibal Lecter, ma quello di, cos'era, Buffalo Bill. Buffalo quello Bill, che rapiva quello... le ragazze e poi le scuoiava per farsi il vestito. Esatto, e gli faceva mettere la lozione sulla pelle. Brava. Lui si è conosciuto per la lozione sulla pelle. E niente, quindi tutti questi personaggi atroci, che sembrano veramente il parto di una mente malata, invece sono ispirati ad una persona vera, che tra l'altro per certi aspetti è anche peggio delle sue controparti cinematografiche. Assolutamente. Cioè io pensando a Psycho, che è un film che era considerato una roba dell'orrore terribile che ti fa fare gli incubi, cioè è tranquillissimo Norman Bates rispetto a Ed Gein. Ma assolutamente, perché Psycho, vabbè, a parte il film di Hitchcock, è stato un libro che è uscito subito dopo la storia di Ed Gein, di Robert Bloch, che era uno scrittore dell'orrore, e lui per far accettare questo libro ha dovuto edulcorare moltissimo la storia di Ed Gein. Esatto. Infatti Psycho è una specie di Ed Gein all'acqua di rose. Esattamente, beh, è un Ed Gein senza la parte sullo scoiare le persone, che poi è la parte più interessante, sì. Che però esatto. Poi l'hanno preso gli altri film, quella parte lì, magari tralasciando il discorso della madre, che invece in Psycho è preponderante. Sì, 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 si è concentrato su quello. E tra l'altro sono abbastanza d'accordo sul fatto che Ed Gein non si possa considerare un serial killer secondo i termini canonici che poi ha stabilito l'FBI, eccetera. Mm-mm. Però la cosa certa è che era assolutamente psicopatico. Beh, assolutamente. Come sai, Marco, io spesso dico che Jeffrey Dahmer era il più pazzo di tutti. Però anche Ed Gein concorre per quel primato. Assolutamente, assolutamente. Infatti ci sono anche delle somiglianze tra i due. Comunque, io direi, invece di continuare a blaterare sul cinema, che magari la gente che ci sta ascoltando si sta chiedendo, ok, va bene, i film, ma gli ammazzamenti dove sono? Che già qua non ce ne sono tantissimi di ammazzamenti. Per voi che siete abituati a crime and comedy con decine e decine, qua ce ne sono molto meno. Ma lo stesso, questa puntata non è indicata ai deboli di stomaco. Assolutamente. A sto giro facciamo questa avvertenza perché, insomma. Ok, allora, iniziamo. Ed Gein, chiaramente siamo negli Stati Uniti, siamo tornati negli Stati Uniti perché bisogna sempre tornare lì. E allora, è una storia abbastanza vecchia perché il nostro Ed nasce il 27 agosto del 1906. Nasce a La Crosse, in Wisconsin, ed è il secondo figlio dei suoi genitori. Il primo figlio si chiama Henry e ha 4 anni in più. Allora, vediamo un attimino i genitori di Ed. Partiamo dal padre. Il padre è il classico padre alcolizzato, ok? Perché nell'infanzia di un serial killer, poi di inizio secolo scorso, il padre alcolizzato è obbligatorio. Sì, 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 è proprio il minimo contrattuale, diciamo. Deve avere almeno il padre alcolizzato. E quello ce l'abbiamo. Tra l'altro poi aveva veramente dei seri problemi di alcol al punto che non riusciva a tenersi un lavoro perché veniva costantemente licenziato perché lui era sempre ubriaco. E quindi vive di lavoretti, tra cui conciatore di pelli, ok? Per un periodo ha fatto il conciatore di pelli, questa cosa segniamocela. E finché decide di aprire un negozio di alimentari. Ok, quindi sua moglie Augusta, di cui adesso parliamo meglio, a questo punto era quasi contenta del negozio di alimentari perché lei odiava tantissimo suo marito, lo disprezzava il fatto che fosse un alcolizzato e che appunto non si tenesse un lavoro. Quindi finalmente apre questo negozio di alimentari, solo che il negozio non va molto bene,
non fallisce, ma non va bene. Sì, se avesse aperto un negozio di alcolici probabilmente sarebbe fallito subito. Esatto, perché se li sarebbe bevuti tutti. Comunque, quando Ed ha 8 anni, Augusta, che è la madre di Ed, Augusta, anzi, non so perché la sto pronunciando all'italiano all'improvviso, perché l'ho scritto. Comunque, Augusta decide che non ne può più di La Crosse, Wisconsin, perché è una città piena di peccato, come tutte le grandi città. D'altronde, Marco, La Crosse, Wisconsin, quando pensi a grande città, dopo New York, pensi a quella, no? Ma soprattutto per il peccato, subito dopo Las Vegas io penso alla Crosse, Wisconsin. Esatto. E quindi vabbè, lei c'aveva... Sì, sì. No, scusa, che tra l'altro il Wisconsin, per chi non lo sapesse, è lo stato di Milwaukee, di Dahmer, che abbiamo citato prima. Ed è sempre così, geograficamente, per dare dei riferimenti spannometrici, lì al confine col Canada, nella zona dei Grandi Laghi. Esatto. No? Ed quindi è... fa freddo, a parte... tutte queste robe qua. Sì, esatto, fa freddo d'inverno e fa, boh, tiepido d'estate, non lo so. Sì, però, sì, sì. Ecco, per descrivere un attimo lo stato, anche per come si svolge questa storia qui, cioè, a parte la città di Milwaukee, che comunque è una città, è una metropoli di quelle che siamo abituati a vedere nei film, tutto il resto sono boschi. Esatto, poi figurati nel 1900, perché sì, questa storia è bella vecchia. Sì, 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 anche appunto negli anni 50. Cioè, è tutta una zona boscosa lì. Esatto, sì, è tutta un'atmosfera molto rurale anche, direi. Esatto. Comunque, appunto, La Crosse non era così rurale come il resto dello stato, effettivamente, e quindi la madre Augusta, quando è da circa 8 anni, decide che vuole trasferirsi e vuole andare a Plainfield, che era un posto con 700 abitanti, cioè in totale... c'erano 700 abitanti, e quindi essendoci meno persone c'era meno possibilità di essere corrotti dal peccato. Che comunque si insinua in noi a piè sospinto, il peccato. Esatto, esatto. E quindi si trasferiscono a Plainfield, in questa fattoria, praticamente, cioè iniziano, prendono una fattoria con questa casa enorme, quelle case lì da campagna, molto inquietante. Tra l'altro, poi magari faremo vedere delle foto della casa a chi ci sta guardando, chiaramente, sì, sì, chi ci sta ascoltando può immaginarle. E praticamente in questa casa non c'era né elettricità né acqua corrente, ok? Che sì, non era rarissimo in quel periodo, però insomma ormai la gente cercava di prendersi le case che avessero l'acqua corrente e l'elettricità. Invece Augusta sì, no, perché vuoi che ti corrompe l'anima l'elettricità? Esatto. Insomma, l'acqua corrente ti vizia? Esatto, ma anche perché comunque era l'inizio del 1900, cioè se Ed Gein aveva... quanto hai detto? 8 anni, 8 più 6 fa 13, sì, quindi era il 1913. Esatto. E lì non c'era, però quando si svolge poi la nostra storia, eccetera, che è il 1957, cioè non c'era la corrente neanche lì. Cioè, sì, la gente perché c'era... la casa è rimasta uguale, cioè non è che loro ce l'hanno aggiunta dopo l'acqua corrente o l'elettricità, è rimasta sempre senza. Sì, comunque. Sì, sì. Adesso ho accennato a questa madre Augusta e io direi che già ci siamo fatti un'idea del tipo di persona che è, però è un personaggio molto 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 importante nella nostra storia, quindi analizziamola meglio. Allora, da quello che ho recuperato io, Augusta veniva da una famiglia molto cristiana, credo che fossero luterani, sì, sì. Sono luterani, e una famiglia molto severa, molto violenta. Anche, cioè nel senso, non violenta nel senso che i genitori picchiavano i figli per educarli, che però appunto in questo periodo, soprattutto nell'ambito luterano, era una cosa molto diffusa. Sì, perché sì, dico soprattutto nell'ambito luterano? Perché c'è un passo nella Bibbia che dice che devi bastonare i figli per correggerli. Me lo sarei voluta segnare, così magari lo citavo correttamente, però sapete di cosa sto parlando. Comunque è un suggerimento su come educare i figli che c'è nella Bibbia, e loro lo seguivano. Quindi sì, Augusta cresce già in un ambiente di questo tipo. Lei sin da quando nasce è un ambiente molto bigotto, diciamo la parola giusta. Lei crescendo non è che si distacca da questa visione della sua famiglia, anzi diventa molto più hardcore. Per lei, praticamente, per farvi capire, il sesso era il peggiore dei peccati. E
anche nel matrimonio. E secondo me qui dobbiamo specificare un attimo che stiamo parlando di luterani, perché noi in Italia siamo abituati coi cattolici, che alla fine una volta che sei sposato puoi bombare quanto vuoi. Sì. Ok, ci sono alcune altre fedi cristiane che comunque anche all'interno del matrimonio vedono il sesso solo come procreazione. Ok, e Agasta ci teneva particolarmente a questo precetto, quindi lei proprio sesso solo proprio se hai bisogno di fare figli. Questo è quello che diceva lei sempre, però poi ho notato una cosa, cioè lei si sposa con George, che appunto è il padre di Ed, un po' perché George era uno che si faceva comandare, cioè questa era l'unica dote che lei aveva visto in quest'uomo che ha preso come suo marito e se l'è preso. E, solo che pare che si sono sposati che lei fosse già incinta. Sì, ma c'è una spiegazione a tutto ciò. A tutto ciò. Nel senso che questa Agasta, come la chiami tu? Augusta, io la chiamo Augusta. Beh, ma Augusta, si scrive Augusta, però sono americani, si legge Agasta. Comunque, vabbè, questa Agasta, essendo vissuta comunque in una famiglia sicuramente patriarcale, sicuramente dove prendeva un sacco di botte, è vissuta con questa dualità del fatto che era giusto prendere le botte dall'uomo, però lei proprio detestava gli uomini, probabilmente, con George, che era il padre, George Ginn, sì. Praticamente avevano fatto sesso perché lei aveva ceduto, cioè a un certo punto gli ormoni hanno preso il sopravvento. Però poi l'ha considerato un peccato per la sua cosa e quindi ha dovuto sposarlo. Esatto, tantissimo. Però è molto ironica questa cosa che lei sottolineasse come il peccato fosse sempre un peccato, cioè come il peccato, il sesso, sì, scusate, fosse sempre un peccato e poi lei stessa avesse fatto questo sgarro in cui si sentiva in colpa probabilmente. Infatti il suo primo figlio Harry non viene... coccolato tra virgolette, però lei non sta addosso ad Harry tanto quanto starà addosso a quello successivo, che era un po' il suo cocco, cioè Ed era il cocco di mamma, Harry no. E tra l'altro poi... Perché era stato concepito nel matrimonio. Esatto. E non fuori, e quindi Harry magari nella sua testa era sempre stato considerato il figlio legittimo. Esatto, esattamente. Infatti il figlio lei... del peccato, eccetera. Il figlio del peccato che oltretutto è venuto maschio, perché... Agasta nella sua follia mentale desiderava avere delle figlie femmine perché, come hai giustamente detto tu, lei detestava tantissimo gli uomini. Solo che nasce un figlio maschio. Allora, 4 anni dopo, lei decide di prestarsi di nuovo a questo terribile peccato del sesso per provare ad avere una bambina. E non ha una bambina, ha Ed. Però comunque decide di crescerlo come un uomo che sarà giusto, per quanto proprio l'essere maschio non... È comunque un essere schifoso ai suoi occhi. A prescindere. A prescindere. In tutto questo però non è che lei avesse stima delle donne. Anzi. Assolutamente. Perché ai suoi 2 bambini, sin da quando sono troppo piccoli per pensare a queste cose, inizia subito a insegnare che le donne sono uno strumento del demonio. Tutte tranne lei, cioè perché lei si salva grazie alla sua incredibile fede, però se una donna non ha il livello di fede che ha Agasta è uno strumento del demonio. Quindi comunque sì, una donna con dei problemi. Cioè... Tanti, ma lei affrontava il demonio proprio con la sua fede, proprio sì. Lei usava il suo scudo, cioè usava se stessa come scudo per il demonio, verso anche tra l'altro i figli eccetera. Certo, che doveva difendere da tutto. Poi posso dire una cosa? Io questo George che fosse estremamente alcolizzato, cioè non è che proprio non lo capisca, cioè, nel senso... No, guarda, poverino. Poi tra l'altro era molto noto in tutti quelli che li conoscevano che Agasta fosse molto abusiva con George, lo trattava veramente male, gli lanciava le cose. E George stava lì e subiva finché non si ubriacava abbastanza da mettere le mani addosso. Quindi è sempre tutto molto equilibrato, no? Sì, è un ambiente sereno in cui nascere e crescere. Esatto, e quando succedeva che George comunque la menava, Agasta si metteva a pregare come risposta, ma a pregare proprio urlando anche davanti ai figli così e chiedendo ad alta voce a Dio che uccidesse George.
Quindi, quindi possiamo capire che questi due ragazzini non è che stanno crescendo proprio bene, 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 bene. Assolutamente. Okay? Soprattutto poi Ed è un ragazzino molto introverso, di base perché, allora, intanto veniva spesso preso in giro a scuola, questa cosa lo faceva molto soffrire, spesso piangeva, era proprio il classico bambino sensibile. E, però aveva degli hobby particolari in tutto questo, sì. Perché ad esempio, e tra l'altro veniva preso in giro a scuola anche per altri motivi, sì, anche per l'occhio, sì, un po' per l'occhio, ma anche perché era molto gracile fisicamente, quindi non riusciva proprio a difendersi fisicamente, e in più aveva questo sorriso fisso anche quando lo sgridavano eccetera, lui aveva sempre questo ghigno che faceva più incazzare l'interlocutore, nel senso. Sì, sì, tra l'altro perché lui spesso diceva che rideva a delle cose che pensava da solo, quindi lui ogni tanto si metteva a ridere da solo e quindi era visto proprio come quello strano, cosa che, cioè, lui per tutta la vita verrà visto da tutti come il tipo strambo, e questa cosa è iniziata sin da bambino. Però appunto da bambino aveva degli hobby particolari, uno di questi hobby era andare il più possibile in macelleria per vedere i macellai che tagliavano la carne, ok. Che fin qua, cioè, presa da sola potrebbe non essere una roba strana, però mettiamola negli ingredienti che fanno di lui il più pazzo di tutti. E poi, quando loro si sono trasferiti in questa fattoria a Plainsfield, avevano una summer kitchen. Lo dico in inglese perché non so la traduzione in italiano. Che era una sorta di cucina, non ho capito se esterna, ma credo che fosse proprio tipo in una specie di dépendance. Perché essendo una fattoria, a volte devi macellare gli animali. È possibile, sì, era... Sì, probabilmente sì. Anche perché avevano proprio la dépendance. Cioè una specie, sì, una specie di fienile, ma adibito appunto anche a macelleria, eccetera. Quindi, esatto, allora, quindi c'era questa summer kitchen. Sì. Dove i bambini non potevano andare, ok? Perché comunque ogni tanto Agasta e George dovevano macellare qualche animale, perché è una fattoria, quindi è anche normale. E Ed gli piace andarli a spiare di nascosto. Quindi aggiungiamo anche questo. E niente, poi stavamo dicendo appunto che Ed era un bambino gracile, un po' particolare, così, e sicuramente ai tempi, che erano molto meno politicamente corretti o umani di adesso, probabilmente veniva anche chiamato effeminato e questo tipo di terminologie, che secondo me facevano un pochino, queste sono mie teorie, magari sono stronzate, facevano un po' preoccupare Agasta. Infatti Agasta non voleva che i figli avessero amici neanche maschi, ok? Quindi, esatto, secondo me lei un timore ce l'aveva, e ti dirò di più, perché aveva questo timore? Non perché Ed poi fosse necessariamente gay, io non credo assolutamente che lo fosse, tra l'altro, però io credo che Agasta fosse lesbica, ti dico, queste sono le mie teorie che mi tiro fuori, perché questo disgusto per gli uomini così forte... Al punto da voler partorire solo femmine, perché gli uomini li facevano proprio schifo. Cioè, come fanno a farti così tanto schifo? E poi allo stesso tempo, con le donne non provava schifo, provava tentazione, perché le donne sono lo strumento del demonio. Quindi io mi sono fatta questa idea, che vedi che Marco mi confermi che è un'idea che torna assolutamente. Sì, sì, potrebbe essere vero. Io avevo attribuito l'odio per gli uomini per tutte le botte che aveva preso sia da piccola che col marito. Ora, certo, ma quello è un fattore sicuramente. Sì, cioè, nel senso, se ti picchiano fin da quando sei piccola, poi non è che provi attrazione verso chi ti picchia, no? Quindi il padre o il marito. Però sta cosa qui, che le donne fossero, come si dice, armi del demonio, in effetti potrebbe essere perché erano tentatrici. Perché una madre continua a sottolineare questa cosa, che le donne sono tentatrici? Secondo me era un po' tentata anche lei. Però ripeto, queste sono mie speculazioni che mi sono venute in mente seguendo la storia. Magari non è affatto così, non lo sapremo mai, sono tutti morti. Però ci stanno. Confermo ci stanno, ma è quasi convinto. Sì, no, guarda, anch'io sono abbastanza convinta di questa cosa. Comunque appunto Ed era sempre visto come un tipo strambo e tutto, non gli piaceva andare a scuola perché veniva sempre preso in giro, e allora a 14 anni lascia la scuola, per sua madre andava bene, anche perché la scuola era l'unico momento in cui lei lo lasciava uscire dal suo controllo,
perché comunque gli voleva dare un'educazione. Per il resto, come ho già detto, lui non poteva avere amici, non poteva frequentare nessuno, lo teneva molto isolato da tutti. Però a 14 anni, lasciando la scuola, deve lavorare, no? Eh beh, certo. Però lui andava molto bene a scuola, soprattutto in inglese, cioè nel senso in inglese, in letteratura, diciamo. Sì, gli piaceva leggere. Gli piaceva leggere sin da piccolo e per tutta la vita. Era un avido lettore. Sì. E quindi a 14 anni, appunto, lasciando la scuola, deve comunque mettersi a lavorare. E quindi inizia un pochino ad entrare un po' nel mondo, perché sì, lavorava nella fattoria, chiaramente, però faceva anche altri lavoretti per portare a casa dei soldi. E uno dei suoi lavoretti preferiti era fare il babysitter. Che è strano per un ragazzo di 14 anni di quel periodo. E io ci tengo a precisare di quel periodo, era un periodo molto più maschilista, non lo so, un po' strano, che ora... però glielo lasciavano, era molto bravo con i bambini, lui si trovava bene con i bambini più piccoli di lui, probabilmente perché non lo prendevano in giro. E... Sì, ma probabilmente perché era anche, diciamo, un po' indietro. Sì. Nel senso, non, cioè, tra l'isolamento... che comunque gli imponeva la madre, tra il fatto che comunque a scuola non avesse rapporti con nessuno, perché a chiunque si rivolgesse poi lo menava. Comunque poi vabbè, è cresciuto e tutti dicevano che era un po' scemo, perché continuava appunto a ridere. Poi rideva di cose che aveva in testa, che poi vedremo le cose che aveva in testa, sono... cioè io non ci trovo niente da ridere. Però vabbè, cose così. Secondo me ha avuto proprio un blocco dello sviluppo, non per motivi fisici, ma proprio per motivi ambientali. Assolutamente sì, io credo che questo sia uno dei casi in cui l'ambiente ha in assoluto influito di più nella follia. Ma anche perché gli piaceva leggere, leggeva tanto, ma quando era ragazzo in casa non è che ci fossero proprio tutti i libri, siamo nel 1920, perché lui è del 1906, quindi non è che ci fossero proprio tutti i libri che gli aprissero la mente, probabilmente c'erano la Bibbia. Beh, sicuramente. La Bibbia. La Bibbia. Beh, però lui però cercava di recuperare materiale di lettura dove possibile, perché gli piaceva proprio tanto leggere, e probabilmente lui con i bambini era bravo anche perché poi gli raccontava le storie. Ok, sì. Perché comunque essendo un lettore conosceva più storie dell'altra persona che c'era a Plainfield, quindi... I bambini si divertivano con lui. Precisiamo, da quello che sappiamo noi non c'era niente di strano con i bambini. Ho detto è strano che lui facesse il babysitter, ma non metteva mani addosso ai bambini, niente del genere che si sappia. Sì. Comunque, Ed cresce, continua a fare questi lavoretti, oltre a fare il babysitter ogni tanto va a riparare le cose, era molto bravo con i lavori manuali, come poi vedremo, era veramente dotato. Portato, esatto. Sì. E poi ad una certa, visto che ormai si sta entrando in clima di guerra, ok, di seconda guerra mondiale, mano a mano, decide di provare a entrare nell'esercito. Tuttavia l'esercito lo rifiuta perché non vedeva bene. E io non ho capito se non vedeva bene nel senso che aveva anche un problema di diottrie o era solo dovuto alla malformazione della palpebra che gli impediva un po' la visuale. Comunque sicuramente c'entrava la palpebra, cioè da quello che ho trovato io era per colpa della palpebra, però secondo me magari gli hanno anche fatto proprio l'esame della vista e non aveva abbastanza diottrie. Cioè. Anche fisicamente è sempre stato piccolo e molto magro, quindi nell'esercito ai tempi facevano un po' più di selezione, diciamo. Sì, però si stava per entrare in guerra, quindi quello è il momento in cui accettano un po' più gente e l'hanno rifiutato comunque. Sì, però ad esempio gli Stati Uniti sono entrati in guerra dopo il bombardamento di Pearl Harbor. Brava, di Pearl Harbor, non mi veniva il nome. Certo. Dopo il bombardamento di Pearl Harbor. E quindi non avevano intenzione in realtà di entrare in guerra, sono entrati in guerra dopo, che era già il 44. Okay. Io ero convinta che secondo me erano lì che si stavano preparando, però in effetti lui lo fa un bel po' prima, quindi forse hai ragione tu, non ritenevano che sarebbero dovuti entrare in guerra da lì a qualche anno. Comunque, niente esercito, lui continua a fare qualche lavoretto. 1940, suo padre muore, George. Muore per un problema al cuore, probabilmente conseguenza dell'alcol. Sì. E a nessuno dispiace più di tanto che muore George, perché Ed non era molto legato al padre, perché appunto il padre era sempre fuori, perché era, cioè stiamo parlando proprio di ubriachezza a livelli importanti.
E poi a volte per correggere il figlio comunque lo menava. Quindi lui da una parte aveva la madre super mega severa, dall'altra parte quello che lo menava, lui preferiva quella severa, perché poi appunto lui era il cocco di mamma, questa sì. cosa è fondamentale, il preferito dei due. E lui vedeva sua mamma come una persona estremamente saggia e che sapeva tutto e che sapeva fare tutto, cioè per lui... Ed era anche la sua migliore amica, che è molto triste, anche perché a questo punto non stiamo più parlando di un bambino, ok? Stiamo parlando di un uomo adulto. Sì, sì. Cioè stiamo già parlando, cos'è, 35 anni, cioè, siamo a quell'età lì, insomma. Sì, e lui continua, lui continua a vivere dalla mamma, mentre invece il fratello Harry... Sì. Sì, tra l'altro faccio un piccolo passo indietro, tu hai detto che lui, a lui piaceva vedere i macellai che macellavano la carne, eccetera. Ora, tra le tante cose... Che ho letto, c'è anche un avvenimento particolare, nel senso che Ed vede i genitori macellare un maiale e ha, quanto pare, un orgasmo da ragazzino. Ah, ok. Però questo rientra nella leggenda, cioè nel senso, non, cioè, l'ho letto da qualche parte, da altre no, quindi... Sì, beh, poi teniamo conto che, come diciamo sempre, le storie un po' vecchie, diventa veramente difficile capire che cosa è vero e cosa no, anche sì. perché ai tempi i giornali proprio stampavano ogni sorta di dicerie, peggio che adesso. Quindi poi dopo risalire alle cose è abbastanza difficile, e secondo me in questa storia ci sono tante tante leggende che io ho cercato di mettere un po' in ordine nei miei appunti, però è come al solito, alla fine, noi vi diciamo quello che sappiamo, ma magari è andato tutto in un altro modo, non lo sapremo mai. Comunque, vabbè, a questo punto, allora, siamo muore il 40. Padre, sì. Sì, siamo nel 40, muore il padre, e Harry, allora, finora non ho molto parlato di Harry, era il fratello più grande, non è che fosse poi così tanto diverso da Ed, perché comunque anche lui era sottomesso da questa madre completamente fuori di testa, e finché era piccolo anche lui credeva che sua mamma dicesse solo cose giuste e vere. Crescendo inizia ad avere dei dubbi e inizia ad allontanarsi, ma molto gradualmente, perché comunque continua a vivere lì, continua a lavorare nella fattoria, finché inizia a frequentare una donna divorziata con due figli. E attenzione ragazzi, siamo negli anni 40, ok? Io vi dico solo che ho visto una puntata di Happy Days e non mi ricordo assolutamente quale puntata fosse, ma c'era... Come si chiama di nome? Ricky Cunningham. Che inizia a... cioè non che inizia a frequentare, che deve andare tipo a tagliare l'erba a casa di una divorziata, e ci sono lui e i suoi amici che hanno tipo il cazzo duro tutta la puntata solo per il fatto che questa è divorziata, no? Che tra l'altro è una ragazza giovane, bella, perché c'era questa idea, oh mio Dio, la donna divorziata ha già fatto sesso, ha esperienza, poi era sposata, no? Quindi magari lo faceva tutte le sere e quindi veniva vista come una roba super sessuale la divorziata, che adesso sembra ridicolo, no? Ma in quel periodo lì, cioè era un periodo in cui anche negli Stati Uniti non era così comune divorziarsi, era una cosa che, vabbè, le star di Hollywood hanno iniziato a fare sin dagli anni 20, anche prima. Sì. E quando c'era il cinema muto già erano lì che si divorziavano e facevano le robe dei tabloid, però la gente comune negli anni 40 era ancora... insomma, il divorzio negli anni 40 negli Stati Uniti era un po' come il divorzio negli anni 80 da noi. Non molto comune. Ma comunque quella lì è la trama tipica di Happy Days, Ricky Cunningham che fa una cosa e i suoi amici c'hanno tutto il cazzo duro. È vero. E poi arriva Fonzie che lui poi invece è rilassato, che lì... se le scopa tutte lui. Esatto. Comunque vabbè, dopo questa parentesi dedicata a Happy Days, no, era solo per darvi un'idea di quanto fosse grave che lui uscisse proprio con una divorziata, quindi potete immaginare. Agatha non è contenta di questa cosa. Io credo che Harry gliel'abbia tenuto nascosto finché poteva. Ok, però non ho dettagli su sta cosa. E quindi se ne va, cioè continua a tornare a lavorare nella fattoria, ma inizia a crearsi questa tensione in famiglia. Harry è preoccupato perché... Scusami tu, ma anche perché un'altra storia, oltre a quella lì del maiale che Ed pare abbia avuto questo orgasmo, c'è un'altra storia che intorno ai 14 anni sua madre l'abbia beccato mentre si faceva il bagno da solo, che si masturbava. Sì, hai ragione, questo non dovevamo saltarlo, vai. E pare che l'abbia, a parte prima menato... No. E poi gli abbia scaldato i testicoli con dell'acqua bollente, cioè gli abbia pucciato i testicoli nell'acqua bollente.
Io avevo letto che glieli aveva strizzati, sempre per la roba che arrivano sempre. Sì. Comunque fa qualcosa di bruttissimo ai suoi testicoli. Sì, e testicoli di Ed. Di Ed, certo. Quindi, quindi, cioè, nel senso, al momento in cui appunto Harry si mette con una donna divorziata, immaginatevi che cosa potrebbe aver pensato la madre. Sì, sì, no, cioè, assolutamente. Infatti sono abbastanza convinta che all'inizio gliel'aveva tenuto nascosto. Però una roba interessante su questa cosa che hai detto tu. Appunto, Agatha puniva assolutamente Ed se lo beccava a masturbarsi in modo atroce, come diceva tu. Ma allo stesso tempo, giusto per confondere i figli, diceva che il peccato di Onan, perché appunto sappiamo l'onanismo si chiama così perché c'è un personaggio nella Bibbia che si masturbava fuori dalla finestra, ed è Onan. è così la storia. E questo qua è Onan, che poi in realtà la Bibbia la mena sul fatto che ha disperso il seme più che si è masturbato, ma non entriamo nei dettagli. No, e diceva che il peccato di Onan è un peccato gravissimo, ma meno grave di fare sesso. Quindi comunque ai ragazzi gli diceva: non vi masturbate, però... Se proprio state per scopare qualcuna, piuttosto segatevi. Sì. Tra l'altro usando queste parole. Sì, probabilmente sì. Vabbè, no, lei diceva il peccato di Onan, era comunque elegante Agatha nelle parole. Comunque, a questo punto c'è un po' una spaccatura in questa famiglia quando Agatha inizia a capire che questo qui sta frequentando una divorziata e nel frattempo Harry si preoccupa per suo fratello minore Ed, perché Harry adesso, uscendo un po' più nel mondo, si rende conto che sua madre era una pazza e che bisogna un attimo staccarsi da questa persona, anche perché adesso sono uomini adulti di 30-40 anni, cioè non stiamo più parlando di ragazzini a questo punto. Sì, perché sembra che appunto siano sempre ragazzini, in realtà c'hanno già la loro bella età. Cioè. Sì, assolutamente, cioè sono fin troppo grandi per sposarsi, infatti per forza che ha trovato, adesso al di là di tutto, per forza che ha trovato una divorziata, era ad un'età in cui già sei considerato scapolavita, che non era una cosa brutta come essere zitelle, ma comunque rivisto male. Sì, sì. E niente, quindi Harry si preoccupa perché non vuole che Ed finisca appunto singola vita, stare dietro alla madre fino alla morte senza mai entrare a contatto col mondo. Tra l'altro... dettaglio, visto che avevamo accennato alla famiglia di Agatha, Agatha aveva diversi fratelli che anche loro non si erano mai sposati, perché era una famiglia talmente sessuofobica. Sì. Che... Vabbè, e quindi niente, era questo dettaglio qua, quindi... Sì. Ma probabilmente perché per via della religione, perché comunque lei era luterana, e quindi tra luterani magari ci si sposa tra di loro, cioè nel senso ci si sposa nell'ambito religioso, quindi probabilmente anche per quello lì, o probabilmente i genitori gli avevano fatto passare la voglia di sesso a botte a tutti quanti, cosa più probabile. Sì, anche secondo me è più probabile che avessero dei genitori pazzi, però hai fatto un'osservazione interessante, perché io non ho controllato nel Wisconsin quale sia la percentuale di luterani e quale fosse in quel periodo storico, quindi magari non era la religione maggioritaria di quella zona, non lo so. Ragazzi, se avete info lasciateci un commento da qualche parte e fatecelo sapere. Comunque appunto Harry si preoccupa per Ed e inizia a cercare di parlare a Ed per svegliarlo un po' fuori, ok? Cioè esci, vedi il mondo, fai qualcosa. E una volta, mentre loro stanno sistemando la fattoria perché dovevano bruciare delle foglie, dovevano bruciare delle cose, pare che ci sia stata una litigata. Di questo non abbiamo delle prove, ok? Per questo sto dicendo la parola pare, ok? Sì. C'è stata una litigata tra i due proprio perché Harry ha detto qualcosa di brutto su Agatha. E Ed, che alla fine voleva bene Harry perché era l'unico altro disagiato che viveva in questa casa con lui, quindi comunque non è che c'era un rapporto brutto tra loro, però va bene tutto, ma non puoi parlare male della mamma, non si parla mai male della mamma. E quindi forse, noi non lo sappiamo per certo, Harry ha avuto uno scatto di rabbia e ha tipo tirato una pala in testa a suo fratello o qualcosa del genere. Poi c'è stato un incendio, in teoria... un incendio, cioè non voluto, perché non loro doloso. Dovevano bruciare le foglie, esatto, e quindi ha preso anche il fienile, così. Quindi c'è questo incendio nella fattoria, viene chiamata la polizia perché Ed dice che non trova più suo fratello, poi però quando tornano gli dice, non so dov'è,
secondo me è lì, loro vanno lì ed era lì, quindi sì. Sì. Okay. Questa cosa, questa storia qui è un po' strana, perché appunto quando arriva la polizia Ed dice di essere scappato e aver perso di vista il fratello, però appunto poi indica il punto esatto dove era il corpo. Esatto. E il corpo aveva tipo il cranio fracassato. Mm-mm. E quindi Ed in quel momento lì è stato arrestato, siamo nel 44, è stato arrestato, però poi il coroner, comunque quello che ai tempi faceva l'autopsia, eccetera. Sì, il medico legale. Sì, il medico legale praticamente dice che Harry in realtà è morto soffocato, quindi non è omicidio. Mm-mm. Sì, però, per le esalazioni, per il fumo, sì, il sì, fumo sì, dell'incendio. Sì, sì, per il fumo dell'incendio, perché era capitato in questa, come si dice, nel loro fienile, no? Mm-mm. E quindi Ed è stato scagionato da... Però il dubbio è sempre rimasto. Il dubbio è rimasto ed è diventato molto più forte anni dopo. Adesso vediamo, sì, vediamo perché, comunque. Allora, niente, a questo punto Ed è solo con sua madre. E qua rientriamo vagamente nell'atmosfera psycho. Esatto. C'è solamente lui con sua madre e succede una cosa terribile per entrambi, cioè Agatha ha un ictus. E viene, quindi risulta parzialmente paralizzata, un sacco di problemi, perché comunque è una donna adesso di una certa età, 60-65 mi sembra. Sì, lei è del 1878. Quindi okay. Siamo nel 44-45. Siamo nel 44, sì. Sì, quindi sì, su poco oltre 60 anni. Esatto. E quindi, niente, Ed però se la porta a casa dall'ospedale e ovviamente si dedica completamente a lei, che già si dedicava completamente a lei prima. Figurati sì. Adesso che c'è un motivo. E lui, nel curare sua madre, finalmente si sente importante, perché finora comunque sua madre faceva tutto lei e lui doveva solamente cercare di ottenere la sua approvazione facendo qualcosa di giusto. Adesso si sente che può veramente ottenere la sua approvazione aiutandola. E infatti Agatha continua ad insultarlo da mattina a sera. Sì. Questa tecnica non funziona. Gli dice che è un buon a nulla, aiutami ad alzarmi dal letto, no, non così, ma cosa fai, ma che scemo. Quindi questo continua ad essere abusato, che poi ricordiamoci, Agatha insultava sempre suo marito, quindi gli sarà rimasto anche il vizio, ormai il marito è morto, l'unico da insultare è Ed. Sì, 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 ormai era diventato proprio un modo di parlare, cioè nel senso, sì. Era... Sì, ma infatti Ed, tra virgolette, poverino. No, dai, secondo me lo possiamo dire poverino, okay. Perché comunque era completamente fuori, ma questa donna... Sì. Ha fatto in modo che lui uscisse così tanto fuori di testa. Sì, sì, ma dicevo appunto questo Ed, poverino, era con questa donna che lui venerava come una dea, perché sì. Era anche l'unica donna con cui lui aveva mai avuto a che fare in tutta la sua vita. E sì. Dall'altra parte la detestava perché lo trattava come peggio dello zerbino di casa. E quindi, esatto. Come Gary Ridgway, c'aveva questa dualità che... Ora, io, tu hai prima detto che Agatha forse era lesbica, non c'è niente di male, per gli anni in cui siamo... Beh, per gli anni in cui si era, no, invece non è che potevi sì. Viverlo liberamente. Sì. Però secondo me Ed aveva una certa anche attrazione per la madre, cioè ora voglio dire, è l'unica sì. Donna che frequenti, che puoi frequentare... qualcosa comunque nella testa ti scaccia, cioè nel senso, ora non è che se tutte le donne sono appunto prostitute tranne tua madre a te non vanno in giro gli ormoni, cioè comunque sto poverino era alla soglia dei 40 anni, sì. Cioè vergine, sì. Probabilmente ce l'aveva fin sopra i capelli. Sì, esatto, no, ma infatti la cosa che dici tu è verissima, il punto è che lei era l'unica donna che lui vedeva. Anche se poi ogni tanto faceva qualche lavoretto fuori, però probabilmente, cioè lui in realtà non ci parlava con le donne, anzi adesso poi spiego meglio perché queste cose si iniziano a notare di più dopo la morte di sua mamma, adesso ci arriviamo, sì. Poi spiego meglio il modo in cui lui si comportava con le donne, perché in effetti forse Agatha, oltre a essere, cioè, l'unica donna con cui aveva dei rapporti, era proprio l'unica donna a cui lui osava rivolgere la parola, forse, perché non è che non le vedesse le altre donne, anche no, se no. Occasionalmente, perché doveva uscire a lavorare per vederle, se no sì, niente. Sì.
Però anche questa cosa qui, lui forse non aveva mai rivolto parola ad una donna che non fosse sua madre. Esatto. A 40 anni. Esatto, e poi comunque anche le altre donne, ma comunque proprio gli abitanti di Plainfield non gli rivolgevano parola, perché lui era un po' considerato lo scemo del villaggio. Sì, loro dicevano, una parola che ho visto nelle interviste era oddball. Quindi sì, il tipo strambo, direi, quello strano. Sì, odd sì, vuol dire strano in inglese. Quindi sì, comunque quella roba lì. Comunque, nel 45 Agasta decide che adesso deve ricominciare a camminare. E Ed non sa se essere contento o no, perché poi chiaramente è lui che deve starle dietro a questa che cade le cose. E però inizia a provare una speranza che sua madre si possa riprendere, perché finalmente si mette in piedi. E invece il 29 dicembre del 45 Agasta ha un secondo ictus e questa volta ci lascia. E quindi Ed si ritrova solo al mondo in una fattoria gigante, cioè proprio anche la casa dove vivevano loro era veramente grossa, e lui è completamente da solo. Al funerale di Agasta non si presenta quasi nessuno, ok? Ci sono praticamente solo Ed e alcuni fratelli e sorelle di Agasta, che veniva comunque da una famiglia numerosa. E basta, e Ed si fa molto notare dagli altri presenti al funerale, perché piange in un modo disperato e assolutamente inaspettato da parte di persone comunque del 45, di quella particolare zona rurale, quindi un pochino l'uomo duro, queste cose qua. Lui piange proprio come un bambino. Sì, sì. Proprio anche con il muco che gli usciva dal naso. Sì, cioè sì, ho letto anche in modo isterico, sì, quasi. Sì, sì, era proprio disperato, cioè la persona che lui ha amato più di tutti nella sua vita e anche la sua guida nella vita, perché lui comunque credeva a tutte le robe che diceva lei, no, non c'è più. E quindi lui, l'hanno notato in tanti, questa cosa che piangeva in un modo che metteva in imbarazzo le altre persone presenti, perché non era un normale pianto da funerale, che comunque uno si lascia anche andare in quei momenti, ma qua eravamo proprio oltre. E niente, quindi Ed si ritrova da solo. La prima cosa che notano le persone attorno a lui è che smette di curare l'igiene personale. Quindi comunque, nonostante l'assenza di acqua corrente, però Agasta ci teneva che i suoi figli fossero puliti, per il solito discorso che non voleva gli uomini zozzi e schifosi che lei odiava. E Ed smette, perché alla fine lui si lavava per sua mamma. E allo stesso tempo ha un moto di ribellione tardiva, nel senso che finalmente può fare le cose che sua mamma non gli faceva fare. E quindi inizia a leggere letteratura erotica e nazista, perché siamo proprio in quel periodo lì, no? Sì. Quindi tutto quello pensavo, che trovo... Sì. Io pensavo avesse cominciato a farsi le pippe, cioè finalmente libero. Sì. Ha iniziato a farsi le pippe perché letteratura erotica, che non so esattamente cosa significhi, c'erano già un po' di rivistine con le foto osee in quel periodo, però sì, non so su che cosa. Sì, sì, cioè c'erano già quelle cose, però non so su che cosa ha messo le mani. Comunque sicuramente letteratura erotica, tutto quello che trovava sul nazismo, tutto, e poi libri sul cannibalismo. Tutti tipi di letture che la madre non avrebbe approvato, ok? Questo tipo di cose strane e true crime, perché lui, come tanti altri serial killer che abbiamo citato, era un appassionato di true crime, quindi si comprava tutte le riviste che parlavano di cronaca nera e queste cose qua. Poi un altro interesse che sviluppa è quello verso i cambi di sesso, perché inizia a recuperare libri, tra l'altro, che credo fossero rarissimi in quel periodo, in quella zona degli Stati Uniti, sui cambi di sesso, perché era una cosa nuova che si stava iniziando a fare, proprio le operazioni di cambio di sesso, che prima invece non si sapeva neanche cosa fossero. E a lui questa cosa interessa molto, anche se io non credo che lui fosse transessuale, ok? Però era molto affascinato da questa cosa. E poi capiremo meglio. È una questione per me di identità. Cioè non c'entra neanche l'omosessualità, perché non era omosessuale. Però era proprio una questione di identità, di se stesso. Il fatto che comunque era sempre vissuto praticamente attaccato alla gonna di sua madre. Quando muore lei è come se gli mancasse una parte di corpo. Esatto. E quindi si trova da solo senza sapere
cioè non ha più senso del se stesso, perché mm-hmm. lui viveva in funzione della madre, quindi non era un'entità, cioè nel senso era un'entità, ma era un'entità fatta da due persone, mm-hmm. anche perché comunque sì. la madre muore che lui c'ha praticamente 40 anni. Sì, sì. Cioè, nel senso, sì. quindi... Cioè... E quindi secondo me non è proprio la questione di essere omosessuale o transessuale o quel che è proprio la questione che sono comunque due cose molto diverse, che sono no sì, chiaramente sì che sono due cose molto diverse, sì. No, ma quello che stiamo dicendo è che lui probabilmente non era spinto né da una cosa né dall'altra, no esatto era proprio una questione di identità, di cioè come si vedeva lui. Come, mm-hmm. un po' come quello che dicevamo di Bilancia, no? Che il nome lo cioè non lo rappresentava, mm-hmm. quindi che aveva cambiato nome, lui magari voleva appunto cambiare sesso per questa roba qua e poi sì. per altre ragioni che vedremo dopo. Sì, adesso vediamo meglio, perché la cosa del cambio di sesso è lì, anche se non credo che lui fosse un transessuale, però aveva questo grossissimo interesse verso questa cosa. E come sempre nella sua vita, lui viene considerato un tipo strambo, però adesso inizia un pochino a frequentare di più il paese. Di base sta a casa da solo, però esce molto più spesso rispetto a prima e fa un po' di tenerezza ai vicini di casa, perché comunque sì, sì. lo vedono sto poveretto qua, che poi tutti ritenevano assolutamente innocuo, al punto che ogni tanto ancora a 40 anni lo chiamavano a fare i lavori da babysitter. Quindi comunque non lo vedevano come una persona pericolosa. Poi i bambini continuavano sempre a divertirsi un mondo con sì. lui. E tra l'altro qualcuno andava proprio a casa sua a essere curato, qualche bambino. Sì, 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 sì. Ecco, lui faceva vedere cose interessanti, però... sì. sì, perché allora a questo punto, che è morta sua mamma, lui si sta divertendo un mondo a leggere molti più libri rispetto a prima, perché prima c'era una sorta di censura che la mamma operava, no? E quindi inizia proprio a leggere, perché prima ho detto libri sul cannibalismo, perché in questo periodo si parlava tantissimo di cannibalismo, perché andavano di moda tutti i libri degli esploratori che andavano nei posti e trovavano le tribù e poi dicevano un sacco di minchiate sul cannibalismo, perché poi non erano veramente esploratori, la gente che si inventava le cose, però comunque sì. Era molto affascinato da quella cosa lì, ed essendo affascinato dalle storie di avventure, figurati i bambini che andavano da lui e lui gli raccontava le storie d'avventure, si divertivano un mondo. E una volta... Sì. No, ma infatti a proposito di questa cosa qua, io mi ricordo quando ero ragazzino che vedevo una marea di televisione, di cartoni, e tanti cartoni vecchi, appunto degli anni 40, 50, eccetera, c'erano sempre, mi ricordo proprio questa cosa qui, degli esploratori che andavano tipo in Africa e finivano o nelle sabbie mobili o nel pentolone degli indigeni. Esatto. No? Ed era una cosa costante, tanto che infatti... Adesso recentemente, così facendoci caso, dico: ma di queste cose non se ne parla più. No. Ma perché lì, no. Vedi, il punto è che hanno trovato qualche tribù che praticava qualche forma di cannibalismo, sì. e da lì è diventato che vai in Africa o vai nell'Amazzonia e ti mettono nel pentolone, perché era una roba talmente strana che si sono fissati su quello. E Ed era molto fissato su questo, chiaramente, e ad un certo punto, come fa a vedere, ha dei bambini delle teste essiccate, non so, le shrunken heads, che io non l'ho trovato il nome in italiano, tu ce l'hai? Le teste rimpicciolite. Bastava dire rimpicciolite, io pensavo sì. che c'era... Per chi ha visto Beetlejuice, a Beetlejuice alla fine del film glielo fanno, c'è tipo la stregona che gli mette la polverina sulla testa, lui gli si rimpicciolisce la testa. Sono quelle teste piccoline, con la bocca cucita, a volte anche gli occhi cuciti, ma sono teste umane rimpicciolite, praticamente. Esatto. Tipiche delle tribù, tante tribù... Le più appartate, lo fanno, sì, cioè tipo quelli a corvetto. No, non so, penso che fossero anche di quelle tribù tipo in Amazzonia, che erano molto fissati con loro. Però vabbè, comunque sta di fatto che lui dice che gliele aveva portati un suo parente che era andato in qualche guerra in un posto tipo sud-est asiatico. Quindi, tipo il Vietnam. Sì, posti di quel genere lì, e quindi li aveva fatti vedere i bambini raccontandogli le storie di queste tribù,
E basta, gli aveva fatto vedere queste teste rimpicciolite. Comunque, appunto, i vicini di casa hanno un po' di pena per questo ragazzo, per questo signore, e lo vogliono un po' aiutare. E quindi ad un certo punto un vicino lo invita a cena, ok? Lo invita a cena, solo che quel giorno a cena da questo vicino c'era anche una sua parente. Non ho capito il livello di parentela, per comodità diciamo una sua cugina, perché... Sì. A seconda della sorella, o una sua cugina o comunque una zia, una signora. Okay. E praticamente questa signora è rimasta veramente presa male dalla cena, perché durante tutta la cena Ed non le ha mai rivolto la parola, ma l'ha fissata costantemente tutto il tempo. E questo, come accennato prima, era una cosa che lui faceva spesso quando vedeva le donne, cioè lui non riusciva a parlare con le donne, lui le guardava fisso, imbambolato, risultando estremamente inquietante. Sì, anche perché, come dicevamo all'inizio, aveva questo sorrisetto sempre stampato sulla questa, che poi non era un sorriso, era una specie di ghigno. Mm-hmm. Secondo me era proprio una bassissima intelligenza sociale, non sapeva proprio comportarsi in mezzo alla gente, cosa. Ma certo. Ma certo. Cioè, non possiamo neanche dargli torto, a un certo punto. vabbè, comunque, perché facevo riferimento a questo episodio in particolare? Sì, sì. Perché pare, ok, qua è tutto dicerie, che nella notte il figlio di questo vicino di casa si sveglia e trova nella sua stanza Ed, che appena si sveglia gli dice: dov'è che abita questa tua cugina? Dov'è che abita questa... Di notte, cioè, capisci, una roba terrificante. E quindi sto ragazzino gli dice: non lo so, Ed se ne va. Il ragazzino va a dire a suo padre: guarda che c'era uno nella mia stanza che mi sembrava Ed, però era buio, non lo so. E il padre gli dice: torna a dormire, e non denuncia niente, a posto così. Boh, sì, è un po' strano. Non c'era il telefono ai tempi, non c'era il telefono, poverino, non sapeva come chiederlo sto indirizzo della parente. Mamma mia. Quindi, cioè, capiamo che sono cose preoccupanti. Comunque, a questo punto Ed gli è morta la mamma, non sa dove sbattere la testa, così che cosa fa? Fa una roba che alla fine fanno in tanti, cioè inizia a passare tanto tempo al cimitero e parla con sua madre al cimitero, no? Le parla, però non è soddisfatto della lapide. E quindi qua c'è una roba che alcune fonti mi citano che è successa e altre non citano affatto. Quindi io non lo so se è successa, sì, questa cosa, ma pare che ad un certo punto, dato che non gli basta la lapide, lui tira fuori il cadavere di sua madre e se lo porta a casa. Questa cosa non è conferma, non abbiamo conferme di questa cosa, però in base a quello che fa dopo, secondo me è più che realistico che si sia portato la mamma a casa. Sì, però non l'hanno trovato, cioè non l'hanno, esatto, trovato. Esatto, perché questo è successo prima che sono andati a trovare la casa, quindi poi sì, ad una certa, magari l'ha riseppellita, perché sapete, i cadaveri dopo un po' puzzano veramente troppo. Secondo me questa qui comunque è l'influenza di Psycho sulla storia di Ed Gein, nel senso che Psycho ha influenzato poi chi racconta la storia di Ed Gein. Beh, certo, perché poi in Psycho lui effettivamente aveva il cadavere della mamma in cantina, sì, mi sembra. No, sì, in camera. Poi... Era in camera? Sì, perché sì, mi ricordavo in cantina. Vabbè, comunque fa niente, cioè aveva il corpo della madre. E infatti questa cosa di Ed, io su alcune cose l'ho letta, in altre non viene proprio detta. Quindi secondo me, se questa cosa è successa, la devi dire, perché è veramente importante. Quindi il fatto che non venga sempre detta da tutti mi ha fatto appunto sospettare che non sia effettivamente successo. Però comunque pare che a un certo punto lui si è portato a casa la mamma. E lui al cimitero si era fatto un amico, il suo amico Gus, di cui non so un cazzo, so solo che si chiamava Gus, che si sono conosciuti al cimitero, non ho capito se era il custode o cosa. O il Gus proprio dei corpi in decomposizione. Ah, dici che... non lo so, cioè, il famoso fuoco fatuo. Comunque, che Ed abbia iniziato portandosi a casa il corpo della madre o meno, sta di fatto che lui inizia ad avere un'ossessione per i cadaveri, ma non tanto per i cadaveri, per la pelle. Che questa è una cosa che compare anche in diversi personaggi inquietanti, l'ossessione per la pelle, ok? E pensa che forse
non ha i mezzi per sottoporsi a un'operazione di cambio di sesso, però potrebbe farsi un vestito di pelle da donna. Ok, che include, che deve chiaramente includere anche il seno, ok, è importante, e deve anche includere la vulva, ok, per coprire il pene. Quindi inizia questo tarlo, inizia a formarsi nella sua testa, e già non siamo in una testa completamente a posto, ok? Questa roba se la continua a rimuginare. E allora, con l'aiuto di questo gas, pare che inizi a rubare i cadaveri al cimitero. I cadaveri avevano delle caratteristiche in comune, erano tutti cadaveri femminili, erano tutte donne di mezza età, quindi non proprio l'età di sua mamma, ma leggermente più giovani, probabilmente l'età che sua mamma aveva nella sua testa. Perché sai, tu i tuoi genitori non li vedi mai vecchi quanto sono veramente, no? Sì, sì, sì. O quindi... comunque l'età in cui sua madre era, tra virgolette, al massimo della forma fisica. Esatto, secondo esatto. Lui. Sì, 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 sì. Quindi comunque quell'età lì di solito... In realtà variano l'età, però possiamo dire sui 50, comunque più grandi dell'età che aveva lui in quel periodo, ok? Ma sì, non dell'età della madre quando è morta, più giovane. E quindi inizia a fare questa cosa, poi tra l'altro lui inizia a seguire gli annunci mortuari, perché a Plainsfield di 700 persone, intorno a questo paese c'erano ben 3 cimiteri, ho scoperto, quindi lui aveva un sacco di... Erano 700 persone perché ne morivano tantissime. Vabbè, ma penso che i cimiteri a fianco, c'era probabilmente il cimitero di Plainsfield e poi gli altri due erano delle città vicine che però sì, erano verso Plainsfield, quindi comunque erano raggiungibili. Sì, anche perché comunque le distanze negli Stati Uniti sono sempre relative, nel senso che per noi 2 ore di strada sono tantissime, per gli Stati Uniti è una roba così, cioè che te la fai per andare al lavoro, sì, tipo. Sì, sì, sicuramente, sicuramente, anche perché poi soprattutto quel tipo di paesino in mezzo al nulla, cioè ce n'è uno, poi ci sono chilometri di niente, poi ce n'è un altro. Comunque, vabbè, lui si fa questo amico gas e inizia ad andare a dissotterrare dei corpi, e lui non li dissotterrava a caso, perché cercava, lui leggeva gli annunci mortuari sempre, e cercava delle donne in quella fascia di età che fossero morte da poco, perché così intanto era più facile tirare su la bara se era appena stata messa giù. E poi c'era la questione del puzzare, perché un corpo da più tempo è morto e più puzza, quindi prima lo prende e meno puzza. E più roba c'è. E più roba c'è. E lui, allora, non è che sappiamo esattamente che cosa abbia fatto in questo periodo, ok? Perché lui era bello tranquillo a fare ste cose, nessuno gli ha chiesto niente, nessuno è andato a vedere cosa combinava a casa. Però si portava sti cadaveri a casa e li scuoiava. Cioè lui aveva la fissa per la pelle e iniziava e stava lavorando a questa idea di farsi un vestito di pelle. Allora a questo punto io do per scontato che tutti i deboli di stomaco ci abbiano lasciato. Sì, sì. Perché qua... O sono arrivati adesso. Esatto. Però vabbè, adesso magari poi mostreremo alcune immagini su YouTube, magari non tutte. E quindi niente, che cosa la vita di Ed in questo periodo consiste nell'andare a dissotterrare cadaveri al cimitero, cercare di costruire vestiti con la loro pelle e basta. Poi lui a casa, tra l'altro, mangiava solamente latte, cereali e fagioli in scatola, così io vi do questo dettaglio. E tra l'altro i fagioli, per cuocerli, li metteva direttamente la lattina sulla fiamma. Sì. E poi giusto per farvi capire il livello di questa persona, cioè lui a casa mangia cereali, fagioli e basta, e poi è stato tutto il tempo lì a scuoiare cadaveri e a ricucire i pezzi di pelle insieme per farsi un vestito di pelle. E non solo, poi dopo parliamo delle altre cose che faceva. Poi però succede qualcosa nella testa di Ed e scompare una donna, Mary Hogan, che era un'immigrata tedesca di 51 anni che lavorava alla taverna. Ok, lì c'era una, credo che fosse l'unica taverna di Plainsville, e ci lavorava questa signora che veniva chiamata Dirty Mary, cioè Mary la zozzona, credo che sia una buona traduzione sì, in italiano. Perché era molto sboccata e sembra anche libertina, ma soprattutto c'è, cioè, la cosa che confermano tutti era che utilizzava un sacco di parolacce, parlava in un modo molto colorito. E Ed andava spesso alla taverna, anche se lui non ha mai bevuto tanto, perché era rimasto fedele agli insegnamenti di sua mamma
che l'alcol è una cosa brutta. Poi in più aveva suo padre davanti agli occhi, che era sempre sfasciato. Quindi lui ogni tanto andava, si prendeva una birra piccola, ma stava lì tutta la sera. E stava lì e fissava questa Mary, ci chiacchierava anche con lei, era riuscito a superare un po' la cosa. Ma probabilmente perché lei, cioè, aveva cominciato lei a parlare con lui, nel senso che si era sboccata, si era una cacciarona, tra virgolette, e magari aveva attaccato bottone lei e lui le aveva risposto, poi comunque si era creato un minimo di rapporto, quindi... Sì. Sì, sì, infatti lui frequentava il posto ed era lui, e lui provava degli strani sentimenti verso Mary, perché Mary pare che, almeno nella testa di Ed, assomigliasse molto ad Agasta. Era una sorta di Bizarro World Agasta, ok? Sì. Che, com'è che lo posso spiegare? Cioè, uguale ma opposta. Sì, sì, sì. Nel senso che vagamente le assomigliava, probabilmente aveva anche dei modi di fare che gliela ricordavano molto. Ma poi era il contrario, assolutamente non era religiosa, era forse anche libertina, usava parolacce, quindi questa roba Ed lo confonde tantissimo e non sa bene come fare, finché una notte Ed entra nella taverna appena dopo la chiusura e le spara. E poi se la porta a casa, nessuno lo vede portarsi un cadavere a casa, nessuno nota niente, e la porta nella Summer Kitchen che abbiamo citato prima, e di preciso non sappiamo che cosa ha fatto, perché poi noi non abbiamo ritrovato il cadavere di Mary, ok? Lo scopriremo dopo che è stato Ed a uccidere questa signora. Nella città si sapeva semplicemente che era scomparsa, quindi Mary è scomparsa, quella della taverna. Chiaramente la notizia si diffonde subito perché è la proprietaria di una taverna, la conoscono tutti, e nessuno sa che fine ha fatto, e si inizia a speculare su questa scomparsa, ma che cosa è successo a Mary. E Ed ogni tanto faceva delle battute, che non so fino a che punto fossero delle battute, però diceva cose del tipo: no no, ma Mary non è scomparsa, è a casa mia. Sì. E la reazione delle persone era: ah, ma che tipo strambo questo Ed. Sì. Eh beh sì, ma perché ovviamente, cioè, se lo dice uno così che non ha rapporti, non parla con le donne, è considerato appunto lo scemotto del paese, cioè se dice una cosa del genere pensano che voglia fare la battuta, che voglia tentare di comunicare una roba del genere, quindi non gli danno assolutamente peso, perché comunque tutti i vicini, a parte il figlio di quelli in cui è entrato in camera, esatto, cioè, tutti dicevano che comunque... era bravo, era un sempliciotto, era a suo modo anche simpatico. Cioè, sì, lui sì. Poi andava a fare comunque i lavoretti in casa degli altri, non rompeva le scatole, non parlava mai, non faceva niente per cui la gente potesse lamentarsi, quindi non davano proprio peso alle cose che diceva. Esatto, esatto. Infatti io mi sono spesso chiesta se questa cosa che lui diceva era perché voleva fare una battuta o era una sorta di richiesta d'aiuto, perché secondo me lui ce li avrà avuti ogni tanto nei momenti di lucidità dove diceva: ok, sono impazzito, mi devono aiutare, credo, perché sì, non sì, penso che vivesse sì. Costantemente in questo mondo folle, cioè credo che ogni tanto avesse dei momenti di dire: ma che cazzo sto facendo, perché ho della pelle umana in giro per casa, sì. Perché ho ammazzato questa, perché poi attenzione, cioè non è una cosa tanto positiva di sotterrare i cadaveri, però poi lì dipende dalla sensibilità personale di ognuno, sì. Uno può anche dire: non sta facendo male a nessuno, certo. Ognuno la pensa a modo suo, però si potrebbe interpretare così. Invece quando ammazzi qualcuno nessuno può dire: non sta facendo male a nessuno, hai ammazzato una persona, quindi comunque certo. È uno step importante, secondo me, uno step sì. Dovuto, sì sì, dimmi. No, che lui comunque i momenti di lucidità li aveva, perché dopo l'arresto lui ha detto che è andato al cimitero tra le 40 e le 50 volte, e non tutte le volte poi ha disseppellito il cadavere o ha fatto qualcosa. Anzi, lui diceva che a volte era confuso, si trovava al cimitero, aveva questo momento di lucidità, diceva: cosa ci sto facendo qua, che cosa sto facendo, e tornava a casa senza fare niente. Un'altra volta invece ha praticamente scavato tre tombe, ne ha aperte due e la terza non è riuscita ad aprirla perché non trovava più il piede di porco, e l'aveva chiuso nella seconda tomba che aveva aperto ricoprendola. Quindi, cioè, a volte sì, aveva dei momenti di lucidità e probabilmente sì, si rendeva conto.
Quindi per questo io mi chiedo, magari lui a volte faceva queste battute sperando che qualcuno venisse a controllare per salvarlo. Probabilmente sì, probabilmente sì, era una richiesta d'aiuto o era un tentativo di far sapere che cosa aveva in mente. Sì, anche perché secondo me nel momento in cui lui ha ucciso questa donna si sentiva anche in colpa per l'omicidio, appunto questo tipo di colpa non c'era quando distrutterri i cadaveri, no, certo. Però quando uccidi una persona, quindi non lo so, anche perché appunto questa Mary, e qua secondo me c'è un collegamento anche col film Psycho, comunque c'era dell'attrazione sessuale per questa cosa che gli ricordava sua madre, ma aperta sessualmente, e quindi forse doveva combattere anche quella, quindi Mary le serviva per avere della pelle fresca, che adesso spiego sì. Meglio. Però non era scelta a caso, no, era no. Una che lo turbava come la ragazza del film Psycho, che lui era attratto da lei e quindi l'ha dovuta eliminare proprio per questo. Ma infatti, lui comunque l'attrazione sessuale ce l'aveva, però era strettamente legata ai sensi di colpa che gli aveva instillato la madre per tutta la vita, quindi mm-mm. Anche, cioè a un certo punto se tua madre ti becca a masturbare e comunque ti strizza le balle o te le cuoce nell'acqua della pasta. Comunque associ comunque il sesso a una cosa cattiva per cui devi essere punito. Quindi se poi a un certo punto c'hai appunto questa attrazione sessuale, ti senti in colpa, ti senti che stai facendo qualcosa di sporco. Assolutamente. Cioè che stai provando qualcosa di sporco. Che poi non è neanche una novità eliminare ciò che ti attrae, cioè banalmente adesso tiro in ballo la Disney, che nessuno se l'aspettava, però Gobbo di Notre Dame, Frollo, il cattivo, lui è sessualmente attratto da Esmeralda, infatti poi ai periodi, negli anni 90, c'erano dei genitori che avevano protestato perché la scena era troppo sensuale, quando lui la vede fare la danza del ventre tra le fiamme, e lui proprio canta, cioè canta alla Madonna, Maria, rendila mia o eliminala. Beh, sì. Quindi c'è questa roba dell'eliminare appunto la fonte della tua lussuria, cioè in qualche modo nella testa di Ed c'era. Poi ragazzi, sì, sì. Scusate, so che sembra che forse lo sto giustificando, non sono giustificazioni, è che non lo so, mi lascia un senso di tristezza, ma è quest'uomo qua. Ma un profondo senso di tristezza e soprattutto un profondo senso di anche disagio. Disagio, certo. verso la vita e verso comunque le altre persone, perché comunque lui era a disagio con se stesso, cioè è sempre stato a disagio, sua madre certo. Gli ha insegnato solo a essere a disagio. Esatto, che poi di base magari questo bambino già aveva dei problemi mentali, però se fosse stato tirato su da persone normali magari non andava a fare queste cose che stiamo sì. Affrontando adesso. Comunque appunto secondo me c'era anche un movente legato alla lussuria e queste cose qui in questo omicidio, ma c'era anche un movente molto pratico, e cioè che Ed si era reso conto che non riusciva a lavorare bene la pelle di chi era trapassato da troppo tempo, ok? Perché sì. Oltre a puzzare di più i cadaveri si indurisce la pelle e lui aveva bisogno di tagliarla e cucirla, che sarebbe stato un grande sarto, cioè quest'uomo qui qualcosa nella vita, guardate che nonostante la madre che l'ha distrutto, poteva comunque farla perché aveva delle abilità. E invece aveva delle mani d'oro. Ma guarda che sì, ora lo so che adesso è bruttissimo dirlo adesso, però sì, cioè era veramente bravo a fare. No, infatti, cioè non era una battuta, era una constatazione. Eh sì. E vabbè, e quindi però la sua fissa principale era fare questo vestito di pelle umana. Allora, e niente, c'è questo momento qui, poi lui continua a lavorare la sua pelle, non è che inizia ad ammazzare donne in giro, c'è stato questo episodio e poi continua quando gli serve recupera cadaveri, poi oltre al vestito inizia a fare altri artefatti che dopo elenchiamo, e passano 3 anni così, 3 anni in cui nessuno sa che fine ha fatto Mary Hogan e Ed continua a fare cose inquietanti a casa. A questo punto però succede un'altra cosa, c'è la proprietaria del ferramenta di Plainsfield che si chiama Bernice e ha 58 anni e Ed frequenta il negozio di ferramenta e secondo lui Bernice gli ricorda sua madre e quindi quando tu ricordi la sua madre a Ed Gein scappa. Sì. Gli ricorda sua mamma, quindi a lui inizia a trovare anche dei pretesti per andare spesso al negozio di ferramenta. A volte, vabbè, questo succede più avanti, però ad esempio una volta lui dice torno domani a prendere l'antifreeze. Cioè perché mi stai informando che torni domani? Era per avere più scuse possibile
di entrare e avere a che fare con questa signora. Un giorno Ed, e questa cosa è allucinante, le chiede se vuole andare a pattinare con lui. Dal nulla, capito? Cioè, che è anche una cosa romantica, ok? Però questa è una signora di 58 anni, credo che fosse vedova, però vedova con un figlio grande che è lì al ferramenta, questo qui manco lo conosce, viene e gli chiede di andare a pattinare. Cioè, era rimasto, non lo so, questi appuntamenti da preadolescenti, sì, sì, andare a pattinare. E dato che lui, come dici tu, aveva sempre questo ghigno e poi era una richiesta veramente strana, Bernice pensa che lui la sta prendendo in giro. Anche se lui probabilmente non la stava prendendo in giro, voleva veramente andare a pattinare. Perché forse lui aveva questo sogno di infanzia che sua mamma lo portasse a pattinare e non è mai successo. Ma c'è la scena famosa di Rocky con Adriana nel primo Rocky, che vanno a pattinare, è una scena romanticissima. Peccato che, non è, che sarebbe uscito da lì a 20 anni, quindi non esatto, era neanche ispirato a quello. Sì, però boh, era vista come una cosa di romantica, una cosa da ragazzini ai primi appuntamenti, andare a pattinare. Ma perché da loro ghiacciava, ghiacciava e sono vicini ai grandi laghi, quindi probabilmente c'era qualche lago così dove lui andava ed inverno c'erano le coppiette che pattinavano. Esatto, lui voleva andarci con la signora del ferramenta. E che poi teniamo conto, comunque adesso a questo punto siamo negli anni 50 più o meno, ho smesso di tenere conto, comunque 7. Ok, siamo negli anni 50 e quindi la signora Bernice, che ha 58 anni, cioè i 58 anni di allora non erano i 58 anni di adesso, cioè è proprio una signora anziana, quindi si sente veramente fuori luogo di questo tizio che gli chiede di andare a pattinare. Vabbè, comunque lei pensa che lo sta prendendo in giro e forse gli risponde anche male. Poi succede questo episodio che ti dicevo dell'antigelo, lui va a dire torno domani a prendere l'antigelo, quindi il giorno dopo lui torna e c'è Bernice da sola nel negozio quando lui torna e non si capisce bene cosa succede. Ed dice che voleva provare un fucile che era in vendita nella ferramenta, perché siamo negli Stati Uniti e le ferramenta vendono i fucili negli Stati Uniti, ragazzi, è così. Credo ancora adesso in alcuni stati, chiaramente sì, sì, non in tutti, però è così veramente. E poi soprattutto i fucili da caccia, cioè chiaramente non sto parlando delle armi da guerra, però i fucili da caccia, quelle cose lì è molto, cioè in alcuni stati li vendono al supermercato da Walmart, quindi figuriamoci a quei tempi. E lui dice che voleva provare il fucile, per sbaglio uccide Bernice, questo lo dirà dopo interrogato. In realtà noi non sappiamo che cosa è successo, ma sicuramente le spara e poi ovviamente si porta via il cadavere. Quindi che sia stato un incidente dubito fortemente, ma che sia stato un incidente o che l'abbia fatto apposta, non è che poi sprechi un cadavere appena morto con la pelle fresca, no? Questa pelle fresca di 58enne. Sì, bella morbida. Sì. E anche perché comunque i cadaveri venivano trattati dagli imbalsamatori delle pompe funebri. E quindi la pelle probabilmente era stata trattata in qualche modo per essere, cioè nel senso per risultare un po' meglio, eccetera. Quindi è anche per quello che probabilmente con tutte le cose chimiche per lui non andava bene da essere conciata. Ah, hai ragione, non avevo pensato a questa cosa, però sì, anche perché spesso negli Stati Uniti fanno anche la cerimonia open casket, quindi con la bara aperta, che magari da noi sembra strano. Che non è vero, perché si fanno cose simili in alcune zone d'Italia, però per gli americani è abbastanza normale, vabbè, ma lo vedete nei film che c'è sempre la bara che ha tipo due porte, sembra un frigorifero, e quindi c'è solo la parte sopra aperta, così, vabbè, comunque, non importa, Edda si porta a casa anche Bernice, deceduta chiaramente, però subito il giorno dopo la gente nota che c'è qualcosa che non va, perché Bernice la mattina dopo non apre il negozio. E a questo punto Frank, il figlio di Bernice, che era andato via a fare una battuta di caccia, che erano il modo in cui si divertiva la gente di Plainfield, era andare a fare queste cose. Che tra l'altro Frank era Frank Warden, e lei era Bernice Warden, ed era il vice sceriffo di Plainfield, quindi era anche un poliziotto. Sì, era, non ho capito come, ma era un deputy, quindi un vice sceriffo, ma non ce n'era uno solo. No, comunque, no, no, perché i vice sceriffo sono, diciamo, gli agenti. Esatto, perché appunto c'è questo piccolo problema di traduzione, no? Che noi deputy lo traduciamo con vice sceriffo, però non era il vice, nel senso che se non c'era lo sceriffo toccava a lui. Però
Esatto, era parte della polizia della zona e quindi va a vedere che cosa è successo a sua madre, preoccupato a questo punto, non è normale, sua madre non è a casa e il negozio non è stato aperto. Entra e c'è comunque del sangue per terra. In realtà credo che ci fosse stato anche nel caso di Mary, ma nessuno aveva notato nulla. Probabilmente lui usava... Ah, questo qua entriamo nel tuo campo, però questa cosa la so, usava calibro piccoli. Ah, Questa cosa lo ok. so perché l'ho letta. E E quindi allora. forse non aveva lasciato tanto sangue, nel caso della taverna nessuno aveva notato nulla. Invece qua sì, qua notano. Sì, anche perché da quello che ho letto io, la fucilata gliel'ha data sulla nuca. Cioè, nel senso, il colpo di fucile, e quindi probabilmente Sì. parte della testa esplosa. E quindi c'era sangue un po' dappertutto, cioè, nel senso, un po' dappertutto. Ha fatto la rosa di sangue, anche perché il fucile che aveva lì era di quelli a pallettoni con tutti i piombini dentro, quindi fa abbastanza danno, Ah, diciamo. ok. E quindi in questo caso c'era del sangue che si vedeva che c'era e Frank già gli prende un colpo perché chiaramente non può finire bene una storia che inizia così, no? E si mette a guardare tipo il libro dei conti, perché appunto qua siamo in un'altra epoca Sì. in sostanza, non è che era tutto tenuto sul computer, no? Però lei era una che si segnava tutto e l'ultimo scontrino rilasciato era per dell'antigelo per Ed. Quindi, vedi, una volta tenevano i libri, però si segnavano anche a chi vendevano le cose. Tanta roba. Cioè, adesso riesci a intercettare qualcuno se ha usato la carta di credito, però Sì. con i contanti no. E invece, E invece i tempi. negli anni 50, Plainfield già trovavano la gente così. Quindi, appunto, Frank vede che è di Ed e quindi vanno subito a cercare Ed, che se non sbaglio non era a casa in quel momento, quindi lo vanno a prendere dov'era, che non mi ricordo adesso, era a mangiare da qualche parte, lo vanno a prendere e un'altra pattuglia va nella casa, chiaramente. E quando vanno nella casa, gli viene in mente, chiaramente, di controllare la famosa Summer Kitchen. E nella Summer Kitchen trovano un corpo appeso per i piedi, un corpo di donna, decapitato e sventrato, nel senso che aveva proprio un taglio su tutto l'addome, cioè su tutto il tronco del corpo, completamente aperto, a cui erano stati tolti gli organi interni. E quindi, insomma, non è, cioè, sono rimasti tutti sconvolti, chiaramente, questi poliziotti. Poi hanno tutti dovuto fare terapia e cose di questo tipo perché è stata una visione veramente atroce. Chiaramente il corpo era decapitato, però l'avevano capito tutti subito che era Bernice, perché insomma l'età corrispondeva, la signora è Sì. scomparsa, è un paese di 700 abitanti, cioè lei. Anche perché il corpo era fresco. Il corpo era fresco, Il corpo era fresco, era lì da 1 o 2 giorni. sì, infatti da un giorno, infatti appunto c'erano gli organi tirati fuori per poi essere o consumati in qualche modo o eliminati, poi indagheremo meglio anche su questo. Comunque, poi entrano nella casa chiaramente e si ritrovano davanti quella che a primo occhio sembra la casa di un hoarder, gli accumulatori seriali, ok? Sì. Ce Che è una tendenza che io ho, quindi mi preoccupa molto. E l'abbiamo un quindi, po' tutti. ma non tutti, Marco, la gente come me, te, c'è gente che vive bene con poche Sì, cose in sì. casa, tiene tutto ordinato. Invece io, cioè, se ho lo stecco del gelato, io poi lo devo conservare perché metti che tra 8 anni devo costruire, che io faccio un po' di modellismo, no? Quindi magari poi mi serve proprio il legno dello stecco di quel gelato, quindi non posso buttarlo perché poi mi viene l'ansia. Ecco, stessa cosa, Ed, tra l'altro poi questo tipo di problemi è un tipo di problemi che aumenta con l'andare dell'età, Beh, quindi Ed a certo, sì. questo punto ha superato i 40 da un pezzo. Ma ce l'aveva anche la mamma di Gypsy Rose, sta cosa qui dell'accumulo Sì. seriale verso la fine, che non l'abbiamo detto nella puntata, però tutto il resto l'abbiamo Sì. detto, quindi andatevi a vedere la puntata. Esatto, sì, è vero, perché poi è una cosa che peggiora con l'età, quindi più Sì. cresci è più peggiore, poi in più Ed già era pazzo di suo, quindi all'inizio semplicemente dicono ok, questo è un po' fuori di testa, c'ha tutte le robe accumulate, poi però iniziano a guardare meglio le cose che ci sono e scoprono delle cose che manderanno tutti in terapia anche questi, quindi non solo quelli che vedono come prima No. cosa il cadavere, ma anche quelli che come prima cosa entrano in casa. E adesso io quasi quasi
faccio proprio l'elenco, perché così... Beh, sì. Diciamo le cose che hanno trovato. Allora, vi abbiamo già parlato dell'ossessione di fare un vestito di pelle e adesso vi elencherò anche queste cose. Però non, lui non si fermava al vestito, lui aveva questa ossessione della pelle. E allora, nella casa trovano 9 maschere di facce umane appese al muro come decorazione. Quindi tipo, sai, le maschere africane che uno si appende al muro. In questo caso erano delle facce umane, tutte femminili. Poi una scatola con dentro 4 nasi, ciotole fatte di teschi, da cui pare lui si mangiasse i suoi cereali, invece i fagioli li mangiava direttamente dalla lattina, però i cereali nella ciotola di teschi, che allora io ho visto delle immagini che credo che non siano tutte originali, alcune siano delle ricostruzioni, sì, degli artefatti, poi spiego anche perché, che a volte facevano vedere la ciotola, cioè nel senso tagliata via la calotta in alto, la calotta cranica, poi mangiava nel resto del teschio, che visivamente è molto più gothic, però nella pratica usava l'altra parte, quella che effettivamente perché il teschio era tutto una ciotola. Sì, perché il teschio è tutto bucato. Esattamente. Cioè o lo tappi, lo riempi di cera sotto e il naso, la bocca. Sì, così. Che oddio, Ed era uno che, cioè, io l'avrei messo a condurre Art Attack, veramente. Sì. Però comunque era bravissimo, quindi potrebbe, sì, anche aver fatto quelle cose. Però usava la parte superiore come, sì, 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 ciotola per i cereali. Poi delle sedie rivestite di pelle umana, delle lampade di pelle umana, e attenzione, lui per questa cosa aveva preso ispirazione di una tipa nazista di cui aveva letto, che c'era quella che era fissata, che si faceva le lampade di pelle, chiaramente la lampada nel senso la shade, la parte, sì, come sì, si sì, chiama? Il coprilampada. Il coprilampada. Coprilampada di pelle umana, e lei cercava i detenuti nei campi di concentramento che avessero dei tatuaggi. Quindi secondo me questa roba è per questo che Ed faceva le lampade, perché lui leggeva questo tipo di cose e secondo me era rimasto molto affascinato da questa. E pare che una di queste lampade addirittura avesse proprio un viso usato, perché lui non aveva trovato cadaveri con i tatuaggi, quindi la cosa che aveva letto della tipa nazista non l'ha potuta ricreare, no? Sì. E allora in una ci ha messo una faccia come decorazione. Poi trovano un'altra scatola di scarpe, questa piena di vulve essiccate. Però chiariamo, non erano tutte essiccate allo stesso modo, perché ce n'era una abbastanza fresca. E tra l'altro io non ho capito come faceva a starci nella scatola di scarpe, ma pare che l'ultima fosse proprio non solo proprio la vulva, ma fosse proprio tutto il pezzo di bacino. Esatto, includendo anche la parte dell'ano, cioè c'era proprio tutto lì, pezzo. Sì, ok. Boh, che non ho capito questa come ci stava nella scatola di scarpe, perché non lo so, però vabbè, abbiamo detto, è sempre un po' difficile risalire a tutto. Comunque, vulve essiccate. Poi trovano, io vi ho rotto le scatole fino adesso con i vestiti, ecco, trovano una maglia di pelle umana e un corsetto con il seno, perché come vi dicevo è importante, se no lui per fare questo corsetto aveva tipo svuotato tutta questa parte della donna per poi ricostruirlo mantenendo il seno. E poi trovano chiaramente dei leggings fatti da gambe, sì, di pelle umana. E infatti, se non sbaglio, tipo nel Silenzio degli Innocenti, quando stanno vedendo le vittime di Buffalo Bill, continuano a sottolineare che erano grasse, che sembra molto body shaming, ma in realtà era perché serve che avere abbastanza pelle per fare i pantaloni. Quella cosa lì l'hanno presa dal libro di Thomas Harris, appunto, Il Silenzio degli Innocenti, che è quello che ha scritto anche Hannibal, eccetera. E lui era andato proprio a Quantico a leggere i fascicoli di Ed Gein per Buffalo Bill. E quindi, e infatti poi il personaggio di Jack Crawford, che sarebbe il capo lì della squadra dell'FBI, è ispirato a John Douglas. E niente, quindi comunque aveva anche i leggings, poi chiaramente aveva i guanti, perché vuoi non avere i guanti? Dei guanti abbiamo la foto originale, tra l'altro. E poi si era anche fatto una conchiglia, no? Cioè la conchiglia nel senso sportivo del termine, sapete, alcuni sport dovete proteggere, cioè gli uomini devono proteggersi la parte inferiore. Allora lui aveva creato questa cosa utilizzando una vulva
che coprisse il pene. E io ho cercato di ricostruire esattamente questo artefatto, come fosse non ci sono riuscita, perché o era proprio che se l'appoggiava sopra come conchiglia, che io spero che sia così. C'è qualcuno che dice, ma a me suona strano, che invece praticamente se la infilava attorno al pene, quindi in una sorta di penetrazione al contrario. Ok, secondo me è più credibile la prima che ho detto, sì. E spero che fosse così. Come se poi fosse tanto meglio, cioè alla fine sono due cose terribili. Uguali. Però adesso non mi ricordo, ma ho letto un'intervista a qualche esperto, ho visto un'intervista di qualcuno che parlava di questa cosa e non lo so fino a che punto fosse vera. Comunque, una vulva con cui coprirsi il pene. Sì. E poi mentre cercano trovano un sacchetto con dentro una faccia, e ecco, Ed le facce le conservava molto bene, erano molto riconoscibili, e questa era indubbiamente la faccia di Mary Hogan della taverna, quindi hanno la certezza che Ed l'ha fatta fuori. E poi trovano la testa di Bernice, perché di Bernice avevano tutto il corpo tranne la testa, e la trovano, se non sbaglio era tipo in una scatola, però con, gli aveva messo tipo dei chiodi, ci stava lavorando sulla testa di Bernice, perché sì, chiaramente l'aveva appena presa, e quando gli hanno chiesto perché, lui ha detto, la volevo attaccare alla parete come decorazione, quindi non come tutte le altre facce che lui, perché lui proprio prendeva la pelle della faccia e l'attaccava. Invece in questo caso voleva fare tipo l'alce, cioè non lo so, i cacciatori che si mettono il trofeo di caccia. Sì. Esatto, probabilmente con Bernice, perché era quella che gli assomigliava di più a sua mamma, non lo so. Poi aveva fatto altri artefatti con le ossa, tipo le gambe del tavolino fatte con le tibie, poi cosa c'era? Uno stelo di una lampada era fatto con una spina dorsale. Poi aveva decorato, se non sbaglio, anche il letto con dei teschi, aveva un sacco di teschi con delle teste. Sì, c'era tutto il letto. Allora, pare che ci fossero un minimo di 15 corpi nella casa. Poi in realtà non sono riusciti a fare il conto esatto, però tenete conto almeno 15. Io vedendo l'elenco secondo me sono di più. Aspetta, mi sono dimenticata una cosa secondo me fantastica. Oltre a tutte le robe per vestirsi, tra virgolette, da donna, c'era anche una cintura di capezzoli. Quella lì la volevo dire io, però ho detto scusami, te l'ho bruciata. No, cioè ti volevo dire, poi ho detto vabbè dai, fa niente, abbiamo già detto abbastanza. Ma secondo te io non mi ero segnata la cintura di capezzoli, che è veramente trovate la foto, poi adesso dobbiamo capire se noi riusciamo a metterla su YouTube o se rischiamo che ci tolgano il video, però in ogni caso sia che ci state ascoltando o se rischio io di vomitare sul computer, cioè nel senso ma la cintura di capezzoli non mi ha fatto così tanto impressione come altre cose, devo dire. Perché? Ok. Comunque, va bene, a questo punto più o meno vi ho fatto l'elenco delle cose che ci sono, poi se abbiamo saltato qualcosa scrivetecelo nei commenti. E nella cucina trovano degli organi umani, ok? E non si sa bene, perché comunque quelli di Bernice in teoria erano ancora nella Summer Kitchen, quindi questi organi umani non si sa esattamente di chi sono, e trovano un cuore in una pentola. E non sanno se lui poi effettivamente si mangiava gli organi, quindi entrando anche nel cannibalismo come Dahmer, o no. Lui negava, quindi Ed diceva che no, lui voleva costruire le cose con la pelle, e voleva il vestito di pelle, adesso spieghiamo anche me, cioè anzi adesso lo spiego, nel senso che lui quando è stato poi interrogato diceva che ha detto questa cosa, che voleva diventare sua madre, perché finora non ti viene in mente che uno che fa queste cose vuole diventare sua madre, perché non c'entra obiettivamente, no. È proprio Ed stesso a dire questo, che poi appunto è il fondamento di Psycho, sia il libro che il film. E niente, quindi confessa che il suo scopo principale era usare la pelle delle donne per creare questo vestito e diventare una donna. Questo però non lo dice subito appena è stato arrestato. Lui inizialmente sta zitto, non risponde alle domande, addirittura fa tipo 30 ore senza rispondere alle domande. Poi gli viene fame e dice, ok, raga, vi rispondo, però mi dovete portare mela e formaggio.
Sì. Questa era la sua richiesta. Io sapevo il formaggio con le pere, però se Ed Gein sostiene che il cheddar sulla mela a spicchi sia la morte sua. Quindi... Beh, sì, vabbè. Questo è quello che dice lui, io ve lo dico. Ah, tra l'altro poi tutti questi artefatti di cui abbiamo che abbiamo elencato, sì, la polizia dopo un po' ha deciso di eliminarli, quindi in realtà sono andati distrutti. Quindi molte delle foto che si trovano, secondo me sono, alcune sono ricostruzioni, anche perché okay, lo vedi, le foto vecchie le riconosci. Sì, se queste qua sono a colori c'è qualche problema. Sì. Esatto, quindi... Boh, secondo me tante delle cose che si vedono sono ricostruzioni, perché da quello che risulta a me li hanno proprio distrutti, anche se questo non vuol dire che qualcuno è riuscito magari a trafugarne qualcuno per venderla, non lo so. Io sapevo che poi avevano comprato la macchina di Ed Gein, sì, e un tizio, cioè il tizio che l'ha comprata poi la usava nelle fiere per farsi fare la foto, eccetera, 25 centesimi, chiunque volesse vedere poi la macchina. Sì, si faceva un sacco di soldi con questa cosa, infatti, sì, boh, non lo so, cioè hanno distrutto tutte queste cose, ci sta che le distruggi perché non vuoi creare un turismo morboso e per rispetto dei morti comunque, sì, cioè quindi ci sta il distruggerli, però è un peccato. Anche se poi la casa di Ed Gein è stata bruciata, pare per incendio doloso. Sì, ma però... adesso ci arrivo. Ah, ok. Sì, no, ma dimmi. No, però poi è stata ricostruita appunto per il turismo. Sì, perché comunque attira, cioè in realtà, non lo so, è vero che sarebbe terribilmente una terribile mancanza di rispetto verso le vittime, però cioè ormai sono state fatte queste cose, quindi a questo punto fai un museo per chi ha le curiosità morbose, non lo so. Comunque, fa niente, sono state distrutte, intanto Ed è lì, comunque a questo punto l'hanno appena catturato e lo stanno interrogando, quindi lo sottopongono alla macchina della verità. Perché sono convinti che lui, insomma, c'ha un minimo di 15 cadaveri in casa, sono convinti che questo è un serial killer. Sì. E niente, però Ed dice assolutamente no, lui si dichiara colpevole della morte di Bernice e basta. Mm-hmm. In seguito, non subito durante l'interrogatorio, in seguito ammetterà di aver ucciso anche Mary. Però all'inizio, appena lo catturano, lui dice che di aver ucciso solamente Bernice, che era stato un incidente, come avevo accennato, sì, prima, che lui voleva controllare il fucile nel negozio, per sbaglio gli ha sparato e poi a quel punto non vuoi non portartela a casa. Cioè la sua storia ufficiale era questa, lui ha ucciso solo Bernice per sbaglio. Poi più avanti ammette Mary, ma non ammetterà più nessun altro omicidio. Anche se la polizia a questo punto è convinta che sia colpevole di almeno 5 omicidi, perché c'erano un po' di persone che sono scomparse negli anni precedenti, ma non riescono mai a provare questa cosa, neanche in futuro. Comunque, durante i primissimi interrogatori succede una roba, cioè Ed appunto confessa l'omicidio di Bernice, anche se sostiene che è un incidente, però il detective che era... uno di quelli che aveva per primo visto la sua casa con tutte le cose, quindi già c'aveva, era già sconvolto di suo, si incazza tantissimo e lo pesta. Sì. E avendolo pestato, quella confessione non era più ammissibile in tribunale, perché esatto, rientra nell'ambito della confessione storta tramite tortura, se tu metti le mani addosso. Sì, sì, sì. E così succede questa cosa. Mentre comunque stanno cercando di capire che come fare il processo, cercare di capire se lui effettivamente è responsabile di queste 5 morti oppure solamente la prima che ha confessato, mentre c'è tutto sto casino, inizia chiaramente, come abbiamo anticipato, il circo mediatico, no? Perché tutti vogliono parlare di questo caso, cioè è una storia veramente allucinante. E chiaramente esce anche la storia che Ed facesse tutto questo per diventare sua madre, e quindi viene scritto Psycho il libro e poi, sì, in seguito Hitchcock ci farà il film. E molti parlano del fatto che lui probabilmente avesse il complesso di Edipo, che sì, magari sì, però cioè non è che se tu hai il complesso di Edipo allora vai a tirare fuori i cadaveri e cerchi, no, di cucirti un vestito di pelle umana, quindi certo, vabbè. E perché alla fine si pensa che gli anni 50, ormai siamo verso la fine degli anni 50, però sì, che quel periodo lì fosse molto diverso da adesso, ma in realtà era la stessa cosa, cioè non c'erano i social, ma era tutto uguale comunque, c'era la,
le cose morbose, i giornali che parlavano di queste cose, certo non c'erano le trasmissioni tipo Quarto Grado, ma c'era l'equivalente nei giornali di queste cose e della radio, e in radio ne parlavano un sacco di queste cose, esatto. Venivano gli esperti a fare le diagnosi, a dire appunto che aveva il complesso di Edipo, che tra l'altro si contrapponeva a quel, come si dice, quella specie di ingenuità tipica americana degli anni 50, in cui nei telefilm così marito e moglie dormivano addirittura separati, era tutto perfetto, come poi si vede in Happy Days, che abbiamo citato prima, anche se degli anni 70, però era ambientato nei 50, quindi sì però appunto è ambientato negli anni 50 e c'era questa visione, diciamo, molto ingenua, molto superficiale, molto colorata, cioè era anche il boom economico dopo la Grande Depressione, certo. Quindi sì, e poi appunto si parlava appunto tanto di cronaca nera e tutto quanto, e Ed Gein è entrato appunto nell'immaginario collettivo perché è stato proprio il punto di rottura di questa patina di ingenuità, di perfezione che avevano negli anni 50. Sì, ma infatti, cioè, ragazzi, ascoltate, cioè, immaginate se dovesse succedere adesso una roba del genere, no? Tutte le trasmissioni che ne parlano, cioè, sarebbe, era la stessa cosa, ok? Sì, quindi. Una roba veramente che ha lasciato tutti sconvolti. E poi si crea un fenomeno particolare che ha un suo nome, cioè il Gein Humor, che è una sorta di dark humor a tema Ed Gein. Per cui, cioè, era proprio un fenomeno e facevano un sacco di battute orribili, tra l'altro. Allora, io mi sono trovata un sacco di battute, perché se cercate Ed Gein Humor vi escono proprio l'elenco di battute. E praticamente nessuna è traducibile in italiano. Quindi ne ho tradotte due che hanno senso più o meno in italiano, ma che in inglese rendono meglio. Una è: che cosa dice Ed Gein allo sceriffo quando l'arresta? Sceriffo, abbia un cuore. Nel senso di... ti offro un cuore, vabbè. E poi l'altra, in italiano non è traducibile, ma l'ho tradotta lo stesso, tanto secondo me la capite, cioè: qual è il dolce preferito di Ed Gein? Le dita di dama, perché Lady Fingers sono i savoiardi. Ah, ok. Quindi va che bella traduzione, le dita di dama, che sembra un dolce esistente, vero? Sì, comunque sì. Questo tipo di battute è molto squallida, veramente, ma diventa proprio un fenomeno di costume. Assolutamente. Led Gein Humor. E poi chiaramente, vabbè, l'abbiamo detto, c'è tutto il fenomeno del dark tourism, quindi il turismo morboso, e come dicevi tu, ad una certa, casualmente, la casa prende fuoco, perché comunque agli abitanti di Plainfield non faceva piacere tutto questo turismo, anche se secondo me avrebbero potuto sfruttarlo di brutto, cioè fare gli hotel, infatti... il parco a tema, le cose, il museo, museo. Potevano arricchirsi tantissimo come paese, secondo me, però... Ma anche secondo me, ma infatti addirittura è stato il Wisconsin a bloccare il tipo lì che girava con la macchina di Ed Gein per farla vedere durante le fiere, è proprio lo stato del Wisconsin a bloccare una fiera per non fargliela mostrare almeno lì nel Wisconsin. Poi in realtà dopo, quando sono passati un po' di anni che, diciamo, hanno digerito la faccenda, hanno detto... però in effetti potremmo guadagnare qualcosa. E allora poi hanno ricostruito la casa, sì, è un mezzo museo, comunque anche la casa, eccetera. Eh sì, però avendo distrutto le cose che avevano trovato subito, cioè, non lo so, io capisco anche la motivazione per cui l'hanno distrutto in realtà, Però la mia parte che vuole vedere queste cose morbose, brutte, quella parte dispiace, perché ormai tanto le aveva fatte le lampade. Vabbè, comunque, a questo punto chiaramente c'è il processo e vabbè, io non entrerei troppo nelle dinamiche processuali perché sono successe un po' di cose ma non sono interessanti, quindi... No, l'unica cosa interessante è che quando l'hanno arrestato l'hanno dichiarato incapace di sostenere il processo, il processo gliel'hanno fatto tipo 10 anni dopo, 9 anni dopo. Nel 68, lui è stato fermato nel 57, quindi 9 anni dopo poi gli hanno fatto il processo. E poi poi è finito, l'hanno messo appunto in manicomio. Perché credo che ci fossero ancora quando l'hanno condannato, perché poi di lì a poco hanno iniziato a fare la riqualifica degli istituti, però credo che quando l'hanno condannato era comunque manicomio criminale proprio. Sì. La definizione, però lui era stato definito non colpevole per infermità mentale, perché sai che puoi essere colpevole ma con infermità mentale,
io mi sono insegnata che l'hanno detto non colpevole, ma forse è stato il primo processo, poi gliel'hanno rifatto. Comunque in ogni caso era pazzo e l'hanno messo nel manicomio criminale, come è giusto che sia, perché era pazzo, era pericoloso, molto. Sì, e tra l'altro lui è sempre stato un detenuto modello. Ma certo. E con le sue mani d'oro faceva, no, faceva un sacco di lavori nel, poi lì nel, nel carcere. Praticamente faceva tipo anche il murattore, il falegname, il, ha fatto anche il cuoco, una roba del genere, l'inserviente. Ma perché era... lui è sempre stato un tuttofare, quindi figurati. E poi secondo me è un dettaglio importante, chiaramente le prigioni sono segregate per sesso, no? Quindi secondo me lui era lì solo tra uomini. E riusciva a funzionare bene, cioè se avesse avuto una presenza femminile nel carcere, rischiava che usciva di testa di nuovo. È probabile, perché lui, vabbè, gli psicologi così che poi l'hanno analizzato eccetera, pare che lui abbia avuto proprio un crollo psicologico, cioè aveva già comunque una tendenza alla schizofrenia. E poi pare che il crollo vero e proprio l'abbia avuto alla morte della madre, in cui lì si è proprio dissociato dalla realtà e ha cominciato a... ad avere queste turbe in cui voleva ritrovare sua madre in tutti i modi, tra cui farsela coi vestiti e mettersela addosso, che sì, che comunque non ha cioè, perché a volte vengono fatte delle cose atroci e tu comunque riesci a capire la motivazione dietro, ok? Sì. In questo caso no, cioè, ma quanto sei pazzo, ma cosa stai facendo? Al di là dell'orrore, al di là del mancato rispetto per i cadaveri, al di là dei due omicidi, e forse più di due, perché chiaramente io non mi sento, e credo nemmeno tu Marco, non mi sento di escludere che lui abbia ucciso altre persone, può darsi. Sì. Però non ha senso quello che lui fa, non ha nessun senso logico, è pazzo, sicuramente era affetto da schizofrenia, sicuramente vedeva delle cose che non c'erano. Sì. E non si sa da dove gli è nata questa cosa che lui poteva in qualche modo ritrovare una madre se fosse diventato lui donna. E poi, cioè, comunque lui lo sapeva che non è che diventi donna solo se ti metti la pelle di donna sopra. Cioè, lo sapeva questa cosa, aveva letto i manuali per le operazioni di cambio di sesso, sapeva che era un'altra cosa. Ma infatti lì, cioè, proprio la secondo me, proprio... aveva abbandonato la nostra realtà ed era andato da un'altra parte, perché non lo so, cioè non è che non lo so, è che è veramente difficile riuscire a capire il meccanismo che ti porta a fare quello, ma anche perché comunque poi tra l'altro appunto anche lui era un accumulatore seriale, perché poi quando sono entrati in casa, oltre vabbè a i cimeli che abbiamo citato prima, hanno trovato un sacco di radio che non funzionavano e lui non aveva neanche l'elettricità. Hanno trovato, cioè c'era la casa praticamente devastata, l'unica stanza pulita era quella della madre, tenuta pulita. Che lui aveva bloccato, tra l'altro, l'aveva messo proprio, l'aveva bordata, come che si dice, con la placca di legno, no? La sbarra di legno, presente come nei cartoni animati, coi chiodi. Sì. E sì, la stanza era lui la voleva conservare esattamente come l'aveva lasciata sua madre, il resto della casa invece è andato in scatafascio. Esatto, e quindi è veramente difficile riuscire a capire, o comunque, cioè nel senso, dare una definizione a quello che era Ed Gein. È proprio, ma è per quello lì che dicono che non è un serial killer, sia un serial killer, alla fine ha tra virgolette ucciso solo due persone. Sì. E non lo dico con dispiacere, anzi. Poi vabbè, ha profanato delle tombe al cimitero, era evidentemente psicopatico. Ma caspita. Ma quindi, ed era appunto come dici tu sempre, era completamente pazzo. Quindi, secondo me, che poi tra l'altro non è un serial killer, probabilmente anche perché non c'era una componente sessuale nel... perché pare che lui non abbia mai violentato... Nei corpi, Sì, pare, però sempre tutto con le pinze, perché come al solito, come sempre, noi dipendiamo dalle confessioni di questi killer, quindi bisogna prendere tutto con le pinze. Lui in realtà la polizia era convinta che lui avesse
preso parte in atti di necrofilia, ma lui ha sempre negato e addirittura diceva: no, guarda, io a volte ci ho pensato, ma puzzavano troppo e quindi no. Infatti. Quindi comunque infatti, dava anche una spiegazione del perché non c'era la necrofilia. Sì, quindi non lo so, cioè non lo so, è veramente è una storia pazzesca. E poi comunque è entrato appunto nell'immaginario collettivo come il tipico serial killer, al di là di Psycho, al di là di Il silenzio degli innocenti, al di là di Non aprite quella porta, che Texas Chainsaw Massacre. Sì, dove c'è un personaggio che è ispirato a lui, no? Quello sì, Leatherface. Sì, Leatherface. Sì, che Leatherface. Cos'è, faccia di cuoio in italiano? In italiano? No, è Leatherface. Lo stesso, lasciato mi uguale. Mi pare di sì. Adesso non mi ricordo perché l'ho visto secoli fa. Quello che va in giro con la motosega e sta faccia. Lui è entrato proprio nell'immaginario collettivo come come tipico serial killer. Infatti tutti i film, tutte le cose in cui praticamente c'è la casa del serial killer che è sotto sopra, sporca, tutta accumulata, viene da Ed Gein. Sì. Vi dirò di più, oltre a Robert Bloch che ha scritto Psycho, c'è un altro grande scrittore che si è ispirato alla storia di Ed Gein, cioè io. È vero. Perché nel 2015 ho partecipato a un concorso letterario horror e mi sono ispirato alla storia di Ed Gein. Poi sono finito tra i primi 10, mi hanno anche pubblicato su questo volume qua che non si trova più. Poi, quindi è inutile pubblicizzarlo pure. Inutile pubblicizzarlo, infatti. Sì, infatti l'ho fatto vedere così. No, però quello che mi aveva colpito in realtà era la storia dei, dei poliziotti che entravano in casa sua, che avevano avuto appunto turbe psichiche, alcuni avevano proprio smesso di fare poi, avevano abbandonato la polizia, non volevano più avere a che fare con la cosa, tanti sono finiti in analisi, pare che forse uno si è anche suicidato così, e quella cosa lì mi aveva, diciamo, ispirato di più, nel senso, infatti ho scritto, il racconto si chiama Il rumore delle mosche e appunto parla di questi qua che entrano in casa di uno che non è Ed Gein, però trovano l'inimmaginabile, poi c'è un colpo di scena finale. Ah, ok. Sì, perché il racconto è breve. Facci sapere se lo rendi disponibile da qualche parte, così poi indirizziamo gli ascoltatori. Sì, se gli ascoltatori vogliono sentirlo, vogliono leggerlo, ce lo scrivono qui sotto, noi troviamo il modo, anche a costo di chiamarvi la notte e raccontarvelo. Giusto per togliere la voglia a chiunque ci stava facendo un pensierino. Vabbè. O trovarmi in camera vostra e adesso ti leggo la storia, mi metto lì, la leggo e poi me ne vado. Mamma mia. No, scherzo. Però fateci sapere se vi interessa, troviamo il modo di renderlo pubblico, tanto ormai i diritti sono scaduti, cioè sono miei, quindi. Sì, no, ma poi tanto più se il libro è fuori produzione adesso non stai pestando i piedi a nessuno. La cosa che mi colpisce è appunto che lui abbia ispirato così tanti personaggi, perché io ne ho solamente citati, ho solo citato i più famosi, però vorrei invitare magari i nostri ascoltatori, se vi vengono in mente altri personaggi che sono chiaramente ispirati a Ed Gein, di lasciarcelo come commento da qualche parte. So che qualcuno di voi dirà American Horror Story, perché in Asylum c'è il medico che c'ha la backstory che è praticamente quella di Ed Gein, quindi quello sicuramente sì, però io lo so che ce ne sono anche altri, quindi ditecelo. Per tornare al nostro Ed, che l'abbiamo lasciato in prigione, poi lui chiaramente ora non è più vivo perché è nato nel 1906, ok, lui muore a 77 anni, mi sembra, nel 1984, e viene messo chiaramente nel cimitero a Plainsfield e iniziano i pellegrinaggi alla sua tomba, chiaramente, perché c'è sempre la cosa del dark tourism, e inizia questa moda di praticamente, non lo so, portandosi dietro uno scalpello, così, di staccare dei pezzettini di lapide, finché nel 2000 qualcuno se l'ha rubata, si è rubato tutta la lapide e l'hanno ritrovata a Seattle e non ho capito in che modalità, forse qualcuno l'ha abbandonata da qualche parte perché si sono resi conto che venderla non potevano perché li avrebbero arrestati e quindi l'hanno mollata lì, non lo so. E niente, solo che poi la lapide l'hanno recuperata, ma era tutta scassata perché negli anni la gente aveva staccato pezzi e hanno deciso di non rimetterla, di non fargliene un'altra per evitare che si ripetesse la storia. E che tra l'altro l'hanno seppellito proprio di fianco alla madre. Beh, certo, sì. Di fianco a Augusta.
Oh, ci sta, cioè io capisco che lui è un mostro e che non si merita niente, però boh, mettilo a fianco, mettilo a riposare a fianco da sua madre. Tanto non è che se ne accorge, è morto, però facciamolo a livello poetico. Sì. E basta, questa è la storia di Ed Gein. Ragazzi, se non avete visto Psycho, io lo consiglio perché secondo me è uno dei pochi film di quel periodo che sono ancora guardabili oggi. Sì. Perché è chiaramente molto lento per i nostri standard, chiariamo. Però, boh, secondo me è un film che era fatto talmente bene che regge lo stesso, il test del tempo, lo regge lo Sì, stesso. ma tra l'altro anche solo per cultura cinematografica. Sì, no, quello devo dire che ve lo appoggio, anche se la storia è molto più leggera di quella che vi abbiamo raccontato. Cioè, Sì, dopo che sì, sì. avete Ma ascoltato anche. questa puntata di Crime and Comedy, Psycho è proprio guardarvi una Sì. puntata di SpongeBob, guarda. Ma anche perché per i tempi era una storia molto pesante da raccontare, quindi Robert Certo. Bloch ha dovuto, diciamo, togliere tutte le cose più macabre e ha tenuto la cosa più interessante, il fatto della madre, Sì. eccetera. Tra l'altro c'è una versione di Sì. Psycho del 1998, mi pare, di Gus Van Ah. Sant, sì, che ha fatto un remake che è pari pari, cioè nel senso fotogramma per fotogramma. Ci sono un paio di cambiamenti che secondo me non funzionano, Ah, però ok. è come se avesse rifatto Psycho a colori, con Vince Vaughn che fa Norman Bates al posto. Tu dici che c'è? Ah. Ah. Cioè, uno dei cambiamenti è quello. Ok, ecco perché non avevo sentito parlare di questo film, ora capisco tante cose. E tra l'altro poi se posso, Sì. riguardo a Psycho, qua un mio trivia che interesserà credo un totale di due persone, però ve lo voglio dire lo stesso, visto che io sono fissata coi parchi Disney. In Psycho la casa di Norman Bates è molto simile a quella di Ed Gein, chiaramente ispirata a quella, però è più inquietante, perché è un film horror, l'hanno fatto. E quella casa è servita per ispirazione per la casa stregata di Disneyland Paris. Che la casa stregata di Disneyland Paris è molto diversa dalle altre case stregate. In realtà, la casa stregata di Disneyland è una di quelle attrazioni che in ogni parco ha un aspetto diverso. Quindi segue questa sorta di tradizione. E quella che abbiamo qua a Parigi è ispirata molto chiaramente al film Psycho, e persino su una collina, cioè è proprio tutto uguale. E poi sempre per i trivia, che questa cosa in realtà me l'ha ricordata Marco, però noi citiamo sempre i membri della ex band di Marilyn Manson che usano i nomi dei serial killer, e ce n'è anche uno che si fa chiamare Gin, che ora non mi ricordo il nome, cos'è Ginger? Gidget Gin, ecco, scusate, non me lo ricordavo perché era un membro, era forse il secondo bassista, era bassista, Sì, sì, esatto. sì, sì. Era il secondo bassista della band e credo che sia stato fatto fuori abbastanza presto e poi comunque è morto presto, mi sembra nel 2008, quindi magari i fan di Marilyn Manson lui non ce l'hanno proprio tanto presente, però sappiate che uno della band aveva preso il nome anche dal nostro Ed Gein. Sì, e l'ultimissima cosa, per chi interessasse, su Prime c'è un film del 2000 che si chiama proprio Ed Gein, il macellaio di Plainfield. Allora, io non sono riuscito ad andare oltre i 2 minuti perché è proprio una roba televisiva. Ah, E sì, no, ma si vede che poi è doppiato male, cioè sembra una roba che fanno tipo su TV8 la mattina, Ma quelle sono cose. bellissimi quei film lì, sono stupendi. I Io non c'è. Lifetime Movies, dai, sono meravigliosi qua. Però, cioè, se vi interessa, è su Amazon Prime, ma è proprio televisivo, non è. Cioè, si vede che è a basso costo ed è stato comunque Certo. doppiato malino, vabbè. No, ma Però. infatti non avevo sentito parlare neanche di questo film. Comunque, vabbè, su Ed in realtà abbiamo talmente tanti film che non serve fare la Sì, biopic, perché esatto. c'è veramente di tutto. Va bene, io direi che abbiamo detto più o meno tutto, no? Che Sì, dici, sì. Marco? Va bene, Sì. ragazzi, come al solito, se siete in ascolto, se secondo voi abbiamo saltato qualche episodio che voi ritenete significativo, segnalatecelo. E chi lo sa, magari un giorno facciamo una puntata speciale dove raccogliamo tutte le cose che non abbiamo detto. Adesso ci pensiamo. E quindi scrivetecelo, chiaramente se ci state vedendo su YouTube commentate qua sotto, se invece, come è molto più probabile in base ai numeri, ci state ascoltando su altre piattaforme, potete lasciarci un messaggio sempre su YouTube, comunque Sì. non è che dovete per forza riguardare il video, trovate il video corrispondente al podcast e ci lasciate un messaggio lì sotto, così sono tutti a tema, oppure ci potete raggiungere sugli altri social. Noi siamo presenti su Instagram con crimeandcomedy.podcast, e se non usate Instagram,
C'è anche Facebook, però su Facebook magari ci impieghiamo più tempo a tornare da voi perché, essendo un social del demonio, Sì. non... Ok, e non nel modo positivo, perché ci può essere anche un modo positivo, no, quindi evitiamo un po' di usarlo. E niente, ragazzi, io vi ringrazio di averci seguito come al solito, se volete anche darci suggerimenti per le prossime puntate, fatelo. Ora io e Marco ci stiamo organizzando per fare alcune delle puntate che avete Sì. chiesto, ma che richiedono più tempo delle altre, quindi stiamo trovando il modo. Abbiate pazienza, Sì, arrivano. però settimana prossima rispondiamo, cioè soddisfiamo la richiesta di un utente che ce l'ha chiesto ben 2 volte e più altri che ci hanno chiesto il famoso serial killer, quindi... Sì, beh, in realtà ce l'hanno chiesto in tanti, c'è un utente che continua a chiederlo e poi Sì. anche abbiamo ricevuto anche altre persone, lo vogliamo spoilerare o teniamo il mistero? Lo scoprirete su Instagram Sì, se... Va esatto, lo bene, scoprirete su Instagram. tra qualche giorno vi postiamo su Instagram chi è il prossimo e niente, grazie Marco Grazie a e Clara. grazie chiaramente a tutti voi che ci ascoltate. Ah, ultima cosa, se ci ascoltate su iTunes... Mettete 5 stelle e una review positiva. Se poi pensate che noi meritiamo 4 stelle, voi mettetene 5 e poi in privato ci informate che in realtà ne avremmo meritate 4. Esatto. Fate così. E basta, dai, direi che ho detto tutto. Ciao ragazzi, ci vediamo settimana prossima. Anzi, Ciao. ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao ciao.